Ciao a tutti, bentornati su FMA Talks. Oggi abbiamo con noi due amici, prima volta su questo canale, Roberto Castagnini e Marco Castrovillari. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Claudio, ciao a tutti. Ciao Claudio, grazie per averci insomma dato questa opportunità di avere sicuramente una bellissima conversazione sempre a favore delle arti marziali filippine che insomma, sono anni che ci dedichiamo a tutto questo settore con amore e passione, come fai tu del resto. Tra l'altro, attraverso questo tuo podcast meraviglioso, stai facendo veramente un ottimo lavoro. Complimenti. Grazie, Rob. Ragazzi, oggi è proprio una chiacchierata tra di noi. Ci facciamo proprio una chiacchiera su quello che fate, su dove lo fate, su come lo fate e quando lo fate anche. Allora, lo fa mostrare. La prima cosa di cui vorrei parlare, vedete chi vuole rispondere, è come nasce sta fissazione anche a voi, perché le arti marziali filippine, perché sta cosa strana che chiedono in pochi, che nessuno conosce, che dovete spiegare se andate in una palestra di che si tratta, che è roba che si magna, che è? Allora, io diciamo ho cominciato a conoscere le arti marziali filippine intorno agli anni, fino agli anni 80, esattamente nell'88, quando qui a Roma io praticavo Kung Fu tradizionale, quindi venivo sempre da un percorso che all'epoca era proposto quasi diciamo tutto quello che era l'abitacolo intorno, perché non c'erano molte discipline su cui poter spaziare, se no era gli anni diciamo fantastici della kickboxing, che infatti poi anni dopo mi sono anch'io dedicato a questo bellissimo sport da combattimento e ho conosciuto per la prima volta un filippino che stava andando per la maggiore qui a Roma, il nome era Galo Lalik, che aveva questo corso di tradizionale, venendo dal Kung Fu, era molto appassionato attraverso le forme e tutto quanto, e lui lo spacciava, dico lo spacciava perché all'epoca la sua scuola si chiamava Kung Tao, quindi io voglio andare a vedere cos'è questo Kung Tao. In realtà era un ibridone di tante cose, dei karate, qualcosa dei cali, qualcosa così, insomma. Lui era un personaggio molto particolare, cioè aveva un po' la fissazione di voler fare l'attore, i film e tutto quanto, quindi puntava molto sulla coreografia. E, però lì, diciamo, il primo approccio è stato proprio l'uso del doppio bastone, quindi già lì la passione cominciava a prendere vita, visto che al di là di, diciamo, delle belle coreografie e tutto quanto, c'era comunque un bagaglio importante. Poi, come molti filippini che sono passati qui per la capitale, se ne è ritornato diciamo nel suo paese, premesso che veniva già dagli Stati Uniti, quindi c'era un po' quell'idea di promuoversi all'americana con tutti i loghi, cose, insomma, era un po' particolare, quindi una cosa molto strana per l'epoca. Ma insomma è nata e l'ho abbandonata lì. Poi proprio dopo due anni venne a Roma un istruttore della Innosanto Academy, Scott Dobbs, che tra l'altro ci è venuto a trovare in palestra proprio durante il nostro seminario ultimamente, perché ha creato una sorta di lavoro, di business che porta i turisti nei parchi americani e quindi fa sempre questa tratta Roma-Los Angeles. E si è fermato qua 20 giorni, di cui sono stato diciamo attaccato alle costole quelle 5 ore al giorno. E lì ho cominciato a vedere già tutto il bagaglio, ma più che altro, sai, all'inizio era la ricerca del Jeet Kune Do, e invece poi ho scoperto le arti marziali filippine. E mi sono fatto parecchio lavoro all'epoca proprio dell'Innosanto System come approccio. E la cosa mi ha non catturato di più, cioè mi ha veramente sconvolto. Fermo restando che io
diciamo già di mio col fatto della passione di sport da combattimento, non ho mai trascurato tutto il resto, però lì era proprio un qualcosa di più. Ovviamente lui se n'è tornato e dopo 2 anni abbiamo cominciato a praticare seriamente, quindi attraverso viaggi, lui si è fermato qua qualche mese, e quindi la cosa è andata avanti, fintanto appunto ha ripreso la sua normale vita lì a Venice Beach, a Los Angeles, e sono rimasto orfano. A Roma non c'era nessuno che faceva arti marziali di potere. Quindi era il 91-92, comincio a vedere in giro quello che c'era, le proposte, e non ho trovato nulla, tranne che ovviamente dobbiamo dare giusto valore a chi, insomma, ha improntato molto in Italia sulla diffusione delle arti marziali filippine, c'era l'Achea e c'era, non so se in contemporanea o poco dopo, forse qualche anno dopo, visto che hai, tra le altre cose, sul tuo podcast, ho avuto come ospiti sia Mike Faraone che Serafino Fontana, c'era la GEA, appunto la Street Fighting System di Mike Faraone, che ho conosciuto praticamente l'anno dopo 2 anni. Ho visto che la cosa si poteva fare sia per il Jeet Kune Do che per il Cali, e ho intrapreso, diciamo, con lui anche questa via per scoprire un po' quello che era più un sistema rispetto a quello che avevo fatto con Spadobs, più applicativo, più, diciamo, Con Mike, molto quindi, con con Mike. Mike, anzi, io per Mike l'occasione, Codino. Mike Codino. aspetta, fermo, ti sto stupendo con effetti speciali, ma non so se riescano a vedere. Quando si tra... No, perché ritorniamo a quella chiacchierata che ci siamo fatti sul Jeet Kune Do, quando tu hai aperto il podcast su JKD, che volevi risalire un po' alla storicità, no? E poi dicevo, c'è gente che dice che a Roma, io almeno parlo per Roma, c'è gente che dice che a Roma sono 50 anni che insegna Jeet Kune Do, poi non li ha mai visti né conosciuti. Allora, questa qui, poi Mike se la rivedrà, una nuova realtà è la pagina centrale del... Aspetta, ti metto in grande, aspetta. Qui c'è l'amico Ferretti che ha organizzato una delle prime gare di grappling, tra le altre cose. E qui trovi Antonio De Vivo, Elia Falivena, Gianfranco Delli Paoli. Questo è il gruppo di Roma, questi qua. Io sto sotto con Mike Colpodino, tra le altre cose. Avvicina, E avvicina, avvicina, che non tutti. qui... Allora, qui mi sa che c'è Antonio, Gianfranco in alto. Gianfranco Delli Paoli in alto, io sto in basso, e poi c'era l'altro ragazzo di Napoli, come si chiamava? Aspetta, Di Salvatore forse? Dov'è più Salvatore chiaro? Di Sirio? Di Sirio? No, di Sirio l'ho conosciuto dopo, ma di Sirio era Achea. Comunque, insomma, quel ragazzo c'aveva le 3 scuole a Napoli, c'era Napoli, Salerno, stato uno dei primi di Mike, era di Napoli. Quindi era, ecco qua, siamo uno, due, tre, eravamo 4 persone, di cui io ero referente, tra virgolette, qui per Roma. E quindi, insomma, lì è andata avanti questa cosa per tanto tempo. Poi volevo approfondire in maniera più capillare e ho abbracciato la linea, insomma, di un maestro proprio riconosciuto dall'Rio Santa Academy, il primo italiano che è stato autorizzato a divulgare questo è stato Nino Villa. E qui, diciamo, con Nino abbiamo cominciato a fare un percorso importante, anzi, qui, questo è l'annuncio di quando, sempre su riviste dell'epoca, quando non c'era internet, di quando ero diventato, tra virgolette, volevo fare questa esperienza come direttore tecnico per Cali Jeet Kune Do nella CIAM, insieme a Nino, anzi, qui c'ho addirittura le foto che erano state scattate per la rubrica, no? Quindi insieme a lui in palestra. E quindi, insomma, è stata una bella esperienza. Ho pubblicato altri articoli. Questa è stata la mia prima insegnante di SILAT, Valencia. Io diciamo, ho approcciato con il SILAT, con Valencia Valisù, detta Cookie da Bob Brin. Sì, Quindi lì è cominciato tutto l'iter della Inosanto Academy, con Inosanto, abbiamo portato Inosanto anche a Roma, insieme a Gianfranco Russo e gli altri che adesso non mi ricordo, non li vorrei, diciamo, sminuire, ma insomma è stata una cosa molto molto importante.
Quindi questo percorso è durato parecchio tempo, con i viaggi, tutto quanto, un Nino che veniva qui praticamente 3 volte l'anno e si fermava un mese. Ecco perché concepire adesso, ma io qui sto dicendo un'ovvietà, quei corsi di poche ore, no? Che prima si viaggia ore, prima si viaggiava in un termine che poi non era detto manco che passavi esami. Mentre qui adesso fai dei corsi dove tu sei certo di diventare istruttore. Prima c'era proprio una commissione tecnica che giustamente doveva avere dei requisiti, se non arrivavi lì non c'era, diciamo, comunque sia non veniva riconosciuto nulla. Ieri mi è arrivato su WhatsApp uno screenshot di un nuovo corso in 2 giorni. Ah, beh, fantastico. Che quei nomi che facevo prima, quelli lì del nord-est, quelli lì, 2 giorni. Dopo ve li mando. E quindi insomma c'era questa cosa qui, però io mi volevo fare un focus su una cosa che ti avevo già detto tempo fa, e c'era uno scetticismo di base da parte nostra, perché come tu magari hai avuto modo di conoscere, queste qui sono state tutte per noi arti marziali di seconda porta, cioè noi venivamo già da qualche altra cosa, chi aveva fatto kickboxing, chi aveva fatto Wing Chun. Ovviamente all'epoca il Wing Chun era una, come non so adesso, ma prima era una grandissima realtà, cioè nel senso, sì, come diciamo noi a Roma se la comandava forte, e quindi la gente che approcciava, Gianfranco De Lipaoli ha fatto Wing Chun, Elia Falivena ha fatto Wing Chun, quindi c'era questa sorta di scetticismo sia nei confronti del Jeet Kune Do, ma anche un po' per le arti marziali filippine, perché all'epoca specialmente il Wing Chun e la Tosestima viaggiavano a braccetto, quindi avevano comunque esperienze dell'una e dell'altra. E tutto ciò che ci veniva proposto anche dagli istruttori statunitensi per la maggior parte, c'era sempre questo approccio un po' scettico, quindi andavamo a testare sempre, quello era il nostro scopo, testare sempre la efficacia di alcune tecniche e le rimettevamo sempre in discussione, cioè era una vera sorta di laboratorio per capire se effettivamente questo materiale che ci veniva proposto funzionava, quindi lo rimettiamo sempre in discussione. E credo che quella generazione, che tu ci sei stato anche tu, perché diciamo la storicità poi ti porta a essere legato, anche se stavi in Achea a quel periodo, è stato molto importante per noi, perché sicuramente le conclusioni che ha avuto poi Mike, scremando il suo, diciamo, comunque bagaglio, tutto quanto, hanno portato ad avere dei sistemi, chiamiamoli così, va, tra virgolette, che poi ognuno si è fatto il suo, perché tra le altre cose, se tu conosci gli istruttori di Santa Academy, io ho invitato per la prima volta Bob Brin a Roma e ho visto un certo tipo di approccio al Jeet Kune Do e Kali, chiamiamolo così, perché non era né Jeet Kune Do né troppo Kali, il Jeet Kune Do Kali era un po' quella la sigla che, no, legava entrambi. Poi ho conosciuto Joaquin Almeria, che è stato pure lui qui per un periodo, diciamo, abbastanza lungo, anzi mo so pure Udo Ciba quando un viaggio tra Ozze, è stata una cosa fantastica. Vabbè, quello poi ci faremo due risate a parte quando ne parliamo. E ognuno proponeva diversamente le cose. E sul bagaglio di Nosanto, la costa per la maggior parte, c'erano pezzi presi da una parte, pezzi presi dall'altra, quindi cercavi un attimino una sorta di congiunzione, perché nessuno ti dava mai la chiave di lettura, diciamo, globale di quello che ti andavano a insegnare. Quindi c'era sempre questa sorta di, no, di pezzi. E secondo me quello in alcune situazioni ha creato molta confusione. Quindi questo Kali, questo ibridone che girava, era un po' standardizzato da tutte le parti. Ho avuto la conferma quando poi ho conosciuto Andy Gibney, che faceva Doce Pares, da lì capivo che c'era un vero e proprio programma strutturato, ho fatto, però guarda questi come viaggiano bene, a differenza delle varie proposte degli illustri che ci avevano istruito prima. Ho detto, forse secondo me uno stile trattato bene è molto più completo rispetto a quello che noi abbiamo appreso, un po' perché c'era questo fatto che mischia alcune cose. E quindi nel 93 ho conosciuto Jeff Espinus, nel 93,
all'epoca già avevo il mio piccolo corso qui su Roma, quindi già insegnavo e tutto quanto, e mi parlava delle sue esperienze fatte con vari maestri che c'aveva avuto, di cui anche Bob Brin. E ho visto che c'era nella sua scuola un qualcosa che c'era quel quadro, quantomeno a me personalmente piaceva molto quel tipo di didattica. E contemporaneamente a quello che facevo, continuavo a seguire, specialmente la sua scuola tedesca, che era molto, lì c'era lo zoccolo duro diciamo, Lui stava a del leader. Colonia, se non mi sbaglio. Beh, lui, sai che c'è? Che vabbè, con Jeff c'è una grande amicizia, quindi lo posso dire. Jeff ha cambiato sede in base alle donne che c'erano in quel momento, quindi stava all'epoca con una fortissima, quella lì di Colonia. C'aveva, secondo me, ma anche a livello di Panantucan, cioè io ho visto belle cose con loro, molto molto belle, che secondo me ancora adesso sono abbastanza innovative rispetto a quello che è la media. Ovviamente tutto si è evoluto, tutto cambia, però per l'epoca era molto più, era un qualcosa in più rispetto a tutto quello che vedevi, al solito ibrido rinosantiano che girava su tutte le scuole più o meno, diciamo, che seguivano quel lineaggio o dei loro istruttori, e quindi lì c'era proprio una diversificazione, c'era uno studio e c'era una struttura di programma. Quindi dopo che, diciamo, ho fatto tutta questa cosa, l'ho rivisto, gli ho detto, senti un po', ma che vogliamo fare? E quindi è stata la prima volta che mi è stato offerto la possibilità di lavorare per un'associazione. Era una cosa che non mi ha mai... Che non mi era mai capitata, ma perché c'era la tendenza da parte dei soliti noti come istruttori che venivano qua in Italia a proporre il loro programma, di mettere la bandierina famosa, invece era un po' diverso. Quindi ho visto la comunità, quindi avevo la possibilità di lavorare in una comunità che faceva cali, proveniente da ovviamente la maggior parte Nord Europa, quindi parliamo tutto dalla Germania in su, parliamo così, Sì, perché Francia, poi Germania. Scalberg di dov'è? Scalberg, Svezia, sì, Danimarca, Scalberg non mi stava sì. ricordo Poi più. lì ebbero, diciamo, le loro incomprensioni e si divisero, no? Una è rimasta Gali Sigaran e quest'altra è diventata Gali Silat Evolution. E quindi ho cominciato a lavorare con loro, mi sono rimboccato le maniche, ho visto un gran lavoro e devo dire, nella sua anarchia di pensiero, Jeff aveva strutturato un qualcosa di molto molto bello, mi è piaciuto, l'ho seguito e dopo tanti anni, ma sempre per colpa di alcuni referenti che lui ha, perché parliamoci chiaro, noi siamo buoni e cari, ma quando cominciano ad entrare i famosi referenti nazionali italiani, sono quelli che fanno piuttosto danni che utile alla causa dello sviluppo di quello che uno propone. Quindi sai, qualche cosa c'è sempre stato. E quindi è stato di una gentilezza estrema perché poi tra le altre cose mi ha dato la possibilità, avendo fatto parecchi summer camp pure con loro all'estero, appunto, ho conosciuto Re Rinaldo, mi sono allenato con Felice D'Agotagna, con Tin Hartman che tu hai intervistato, con tanti personaggi che durante quel periodo di una settimana comunque avevi la possibilità di lavorare quantomeno quelle 3 ore al giorno, comprese le private se volevi, e veramente andare a capire, diciamo, il nucleo di quel sistema che proponevano, se eri insomma interessato ad una cosa. Adesso con una situazione del genere ti farebbero istruttore mega galattico, super Saiyan e quant'altro, invece lì per noi era la quotidianità. E mi è sempre rimasto un po' sto pallino di voler organizzare in Italia una situazione del genere. Ci ho provato, non mi è riuscito per quello che era l'intento mio principale, perché comunque sia avere appunto l'esperto di lotta dove tu puoi fare la lotta e focalizzarti su quello che insomma il tuo interesse per quello che puoi fare. E che ne so, l'esperto di Cali, io magari nello stesso summer camp avevo gente come Felix Cortés, Felice D'Agotagna, oppure c'era esperti di Silat, adesso per esempio Alvin Guinanao, già sono 2 anni mi pare che sta nell'estate, diciamo all'interno dei summer camp di Jeff, e
E quindi era, secondo me, un'esperienza che in Italia manca sotto quel punto di vista là e sarebbe buono farlo. Io avevo provato anche con Marco a fare. In Italia è difficilissimo. È Eppure io difficilissimo. mi spendevo i miei bei soldi e tra le altre cose io ringrazio sempre chi mi sta vicino, cioè mia moglie, se un altro non mi ha mai. Però come era strutturato? Albergo di categoria, pranzo, cena, colazione, per chi è ospite, c'era ogni tipo di, diciamo, piscina, sauna, tutto quello che volevi. Per me era una cosa fantastica perché la mattina c'era l'insegnante di Satria Silat, mi alzavo alle 7, facciamo ovviamente una sorta di yoga, chiamiamolo così, alle 8, piccola colazione, allenamento in acqua con uno specialista che ci faceva praticamente lavorare sui calci, sul potenziamento in acqua, in piscina, perché secondo il suo sistema c'è cioè che anche negli anni avresti comunque recuperato circa un 20% della mobilità. Quindi comunque imparare alcune cose che in Italia non le fa nessuno. Non mi è mai capitato. La volevo riproporre, infatti ho detto prima o poi affitto una piscina, porto i ragazzi a fare quantomeno quello che mi hanno fatto fare. Ed è una cosa fantastica. E poi si cominciava con le lezioni. Dopo qualche anno ho cominciato a fare io anche il docente all'interno di questi summer camp, è stata una cosa veramente bella. Volevo riproporlo qua in Italia, avevo trovato, diciamo, istruttori o maestri di livello che si sarebbero comunque, diciamo, adoperati a far sì che questo riuscisse. Il problema è che se lo fai qua non c'è quella mentalità di rinunciare, che ne so, una settimana piena piena d'estate, normalmente io andavo sempre su a luglio, per poterla dedicare alle arti marziali, ancora non c'è. Un anno lì avevamo superato, mi pare, quasi 170 iscritti, quindi una cosa fuori dal mondo. Però Io sai, per un... mi ricordo i vecchi video su Prati, alla fine uscì quel video di 5, 6, 7 minuti con un sacco di esperti, un sacco di, me li ricordo negli anni Sì, io ci sto in 2004, quei video là. 2007, Sì. 2008, quegli anni lì. È fighissimo, era una cosa fighissima. Ci sono stati 2 anni dove c'era pure Andy Norman, no? Del Defense Lab. Cioè, sono esperienze fighe perché comunque vedi tante sfaccettature, vedi tante cose. Che poi sai qual è il discorso? Anche tu dici, ma ognuno che stava lì comunque era quantomeno già referente di una Santa Academy per il proprio paese. Stefan Pur, per dirti, no? L'amico che fa Panantuca, che ha invitato adesso Lorenzo Bagnai, che saluto, ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo. E quindi quella è stata un'altra rivelazione. Io al momento, lo dico sempre, per me Stefan è uno di quelli che in questo momento esprime un Panantuca Bravissimo, di alto bravissimo. livello. E quindi ecco tutte queste cose qui, ma capisci anche, ritornando, visto che stiamo facendo un po' uno storytelling, L'avevo, capito? tra l'altro, Stefan l'avevo invitato in podcast, ma c'è il problema della lingua Da francese. lingua, lui parla solo francese. Forse, come dicevo prima, forse adesso con questo fatto che in StreamYard hanno implementato con la traduzione ai sottotitoli, è possibile che si possa fare. E quindi ti devi adeguare tu a intervistarlo in francese. Il francese mi manca. Sì, comunque, ecco, diciamo, ognuno aveva molto da dare e poi che non finiva là. Io mi ricordo lezioni di Silat improvvisate dopo cena perché magari stavamo mangiando. Poi immagina delle tavolate, 100 persone, 100 praticanti con mogli a seguito. Io ho visto bambini, venivano tutti magari in Norvegia, qua a parte lì, Finlandia, cioè, paesi del nord. Che già li mettevano tutti insieme, tutti questi bambini con i bastoni imbottiti in mace, cose, e ho detto: guarda che roba, cioè, era uno spettacolo per i miei occhi, famiglie intere. E poi magari la sera stavamo a tavola, parlavamo: ma secondo te la differenza tra questo, tra questo, tra questo? Vabbè, dai, andiamo. Si tornava in palestra tutti e si ricominciava a allenare. Io diciamo, dico sempre che quelle cose lì sono state oro colato per me, perché hai modo di vedere tante, tante cose, e ognuno portava tanto. Non riusciamo a farla qua, non capisco il perché, forse le motivazioni bisognerebbe trovarle altrove per magari poi risolverle, però rimane difficile, anche perché Secondo ormai. me, Roberto, finché tu organizzi una cosa del genere con grossi nomi che chiede l'ambiente li conosce, dici cazzo, ci sta Dionaldo, ci sta Alvin o all'epoca Benitez, non so chi Sì. fosse di quel Silat lì.
C'è quello, c'è Cortés, ti organizzi, no? Se sei dell'ambiente una settimana te la prendi, soprattutto se comunque insegni. Qui in Italia un paio di volte io so, e una volta ho anche ricevuto un invito dalle parti del Lazio, comunque se tra Lazio e Toscana si è organizzata una cosa sul mare, 5-6 maestri, qualcosa del genere. Ho ricevuto l'invito, ho guardato chi erano gli altri referenti, ho preferito evitare, perché ci sono ho capito che con i quali non voglio invitato pure io. Il fatto che in Italia siamo più piccoli, nel senso che non ci sono grossi nomi come Dionaldo e tutto il resto, perché quelli sono nomi direttamente filippini che lo fanno da tanti anni, noi siamo di generazioni successive, per cui già è una cosa più piccola. In più io che ho i miei allievi non voglio che i miei allievi vengano, e quindi magari vengo io per rubare gli allievi degli altri, ma non mando i miei 5-6, perché quella è una guerra tra poveri la nostra, non mando i miei 5-6 a vedere gli altri, perché magari vedono che sono meglio di me, e quindi va a finire che io 5-6 ce ne ho, due li perdo, arrivederci e grazie. Secondo me è un po' questa la mentalità, a parte il fatto che in Italia siamo sempre stati popoli diversi e uniti, cioè l'Italia è fatta da... Diciamo c'è questa cosa, chi ce l'ha più duro di base, che è già sbagliata, perché comunque, voglio dire, no? Alla fine. E poi c'è appunto questa voglia di rimanere un po' settoriali, perché per paura di quello o di quell'altro, o comunque, diciamo, ecco, mettersi in discussione crea problemi. Un po' il discorso. È tutt'altra cosa quello che ho visto al di fuori di qua. È un grosso peccato, perché poi gli anni passano, quindi poi dici, vabbè, io sono arrivato fino a qui, ho potuto fare questo, per me va bene, speriamo un domani di vedere cose di questo tipo pure qua. E tornando allo storytelling di prima, ovviamente loro, vedi la Francia, ha avuto l'approccio con queste arti marziali almeno un ventennio prima, quindi ha avuto modo, e poi non solo, diciamo, c'è stato pure il fatto che parecchi maestri magari di livello, cosa che non abbiamo avuto, forse in rari casi si siano stabiliti in quel paese, come se Sì. magari, che ne so, venisse qua un Bob Brin, si stabilisse in Italia, stai sicuro che magari ci sarebbe un seguito importante anche qui, ma nessuno ha mai fatto una scelta qua, un po' perché qui non ti ripaga, come tu ben sai, perché noi lo facciamo anche, diciamo, più per passione, poi c'è chi è un professionista, lo fa solo quello, tanto del cappello, con le modalità di marketing che sono più o meno discutibili, che poi alla fine si tratta pure di quello. L'interessante è che se dietro al marketing, dietro, diciamo, il tuo voler realizzare il business, però ci sia pure un po' di ciccia, perché se non c'è niente, allora lì sei come timone a Roma, sei una sola, perché di quello si tratta. Quindi poi, diciamo, questo è un grosso, grosso peccato. Però mai dire mai, magari chi lo sa, un domani possa nascere qualcosa di valido, di veramente importante, che poi in realtà non è che mancano realtà serie, ci sono, Sì, e se ognuno no, ci se sono. ne vanno per cavoli suoi, ognuno ha i suoi interessi, ha le sue cose, è sempre un po' quella mentalità, chiamiamola così, provinciale, che però non fa il bene di questa arte marziale. Quindi io faccio adesso proprio boom, una botta fino al 2016, riesco a prendere il terzo dan all'interno dell'Liga, e poi dopodiché c'è stato sempre da parte mia, così mo tiro in ballo pure Marco, ho sempre seguito i Don Brothers dal 92, perché ho conosciuto Mark Denny attraverso Iga, era l'assistente di Paul Wunack dei primi tempi, quindi mi è sempre rimasta un po' Ci sono, Rob, questa ci cosa. sono vecchi video di Paul Wunack in cui ci sono Mark Denny, poi c'era quello grosso con i baffi, non so il nome, che stava molto spesso nei video di Wunack, e Sì, poi sì, sì, c'era sì. anche Steve Grody che Sì, faceva parte del Groovy, come gruppo. no? Assolutamente. I vecchi video con le magliette, le tute, Sì. Io fantastico. non lo conoscevo, Steve Grody, quando andai a Burbank nel 94 che volevo comprare vari videocassette, libri, perché stavo facendo la tesi sul JKD. Uno disse, guarda, prendi questa videocassetta qua, e mi propose Ted Lukai Lukai, del quale presi tre videocassette, mi sono innamorato di Ted Lukai Lukai, e mi Ottimo. diede una cassetta, e Steve Grody disse, prendi anche questa qui, perché questo qui è un ragazzo in gamba. Non male, devo dire la verità, non male. Io all'epoca ero fissato con Bob Brin, perché avevo conosciuto l'anno prima Certo. Bob Brin a Roma, per cui per me era Bob Brin e Panantucan principalmente.
però comunque non male, anche Steve Grody. E poi me lo sono ritrovato in un video di Paul Wunack, che era un allievo di Paul Wunack. Sì, ma diciamo lì, proprio dalle stesse parole, all'epoca, essendo tutti, diciamo, comunque sia Paul Wunack, diciamo, come riferimento primario della nostra arte marziale, lui consigliava il Brazilian Jiu-Jitsu con i Gracie, i Dog Brothers come sistema dei Gali e il suo come sistema JD. Quindi, insomma, ci siamo buttati lì. La cosa era molto interessante. Poi, quando Carlo Andreis aprì il... Ciao Carletto! Ciao Carlo! Oh. Fatto sentire ogni tanto. Allora, no, Carlo aprì questa idea che io, diciamo, accolsi subito, perché c'era questa mancanza di ego, un gruppo che lavoravano tutti alla pari, compresi parecchi personaggi senior. Ho fatto, ok, forse Carlo ha fatto un ottimo lavoro, perché il gruppo mi piace. Quindi, essendo stato anche io attratto in maniera viscerale dal SILAT, avevo trovato una persona che comunque sia proponeva qualcosa che interessava, perfetto, e apro anche qui. Ho aperto per 3 anni il gruppo studio proprio del SILAT Sufjan Beladiri, e c'era questo Dog Brothers canadese, Sean, che è venuto pure a Roma. Ziegler. E quindi è venuto qui, è stato ospite nostro, ci siamo conosciuti su, continuiamo insomma ogni tanto a mandarci qualche messaggio di stima e tutto quanto, e ho visto che molto era cambiato del sistema di fare gali anche all'interno dei Dog Brothers. Fermo restando che proprio circa un poco più di una settimana fa, che stavamo a cena qui, che abbiamo avuto ospite Benjamin Rittner, io ho ricordato, dico, poi mi arrivò tra le mani una cassetta di Budo International in lingua spagnola, dove questo esordiente, questo nuovo prodigio dei Dog Brothers, appunto Benjamin, faceva cose semplici, ma le faceva con intensità, con una didattica proprio degna della sua patria, proprio, cioè preciso, proprio svizzero in quanto tale, svizzero. Fatto, guarda, sto ragazzo è molto interessante, perché sta uscendo fuori dai classici schemi proposti dai video, da tutto quello che erano le proposte di Dog Brothers, molto, come posso dire, basate anche su una sorta di avere un certo feeling particolare, no? Con rapporto col bastone, col combattimento col bastone. Andava diretta allo scopo, ho fatto questo, è molto, molto bravo. Però continuavo a fare altro, perché appunto ero proprio impelagato fino al collo con l'IGF. Nel 2016, questa svolta, che prendo questo grado, faccio un seminario congiunto qui a Roma con Jeff Espinus, che annuncia, Roberto è stato uno dei più grandi, diciamo comunque sia, che ha dato un contributo importante nella nostra organizzazione, però è arrivato il momento che lui cammini con le sue gambe. Però gli sarò sempre vicino, tant'è vero che Jeff, molto del programma che io propongo, insieme ad altri personaggi, si è messo là con me e me l'ha strutturato. Quindi io lo ringrazierò sempre per questo, che le proposte che andò a fare è una messa in ordine del programma, che all'epoca, lo ammetto, non ce n'era tanta, ma lui mi ha aiutato a fare questo, quindi lo ringrazierò sempre. E stavo cominciando già a orientare su quello che mancava un po'. È arrivato il momento di andare a approfondire pure un pochino meglio la situazione del combattimento, che sì, molto bello, la didattica, tutto quello che vuoi, poi cioè, mancava un po' quella parte applicativa. Intanto che nel 2018 rompo il dubbio, ho detto perfetto, contattiamo Benjamin, perché ho voglia di capire meglio, quantomeno anche sempre questo discorso che ho detto prima, di mettere un po' in discussione quello che tu fai, perché io faccio le cose, però poi le voglio provare su chi magari fa una proposta diversa, perché tu, come ben sai, se ci mettiamo entrambi a combattere con lo stesso sistema, possiamo tirar fuori tante belle cose. Se ti rompo quegli schemi, già tutto quello che sono le tue certezze a volte vengono meno. Stessa cosa, il grappling basico che ti propongono, diciamo, come programma, tra virgolette, preso un po' da quello del polso, poi lo vai a mettere, diciamo, vicino a uno che magari è un combattente o del BJJ o un grappler di un certo livello, tante di quelle cose, diciamo, non te le fa funzionare, parliamoci chiaro. Quindi bisogna anche un attimino
andare a vedere quello che proponi, cioè quello che funziona e quello che non funziona. E io questo, diciamo, su JKD ci batto tanto, perché poi alla fine sì, puoi fare tante belle cose, ma poi alla, diciamo, devi dare pure un senso pratico. E quindi nel 2018 Benjamin per la prima volta via da Roma in maniera assoluta, e lì ho cominciato a vedere, avendoci un po' di memoria storica negli anni, come aveva portato all'interno dei Dog Brothers una innovazione che partiva già dal potenziamento fisico, da uno studio maniacale di quello che so proprio le applicazioni sul combattimento, l'approccio mentale. Ho detto, cazzo, cioè, questo è proprio il top per quello che riguarda il combattimento. E quindi ho avuto l'opportunità, Marco, adesso diciamo, entri in ballo tu. C'era sempre stata a Roma una sorta di leggenda, perché c'avevo degli amici, degli allievi, mi dicevano, ma a Roma c'è uno, c'è un Dog Brothers, infatti io non lo conosco, non credo, no, ma guarda, questo si allena, c'ha pure una scuola che fanno sparring all'aperto, infatti, a me non mi risulta. Dall'altra parte, giustamente a Marco gli arrivavano altre voci, vero Marco? Com'è andata la storia? Sì, allora riavvolgo un attimo il nastro per rispondere alla domanda iniziale di Claudio. Io cercherò di andare velocissimo, anche perché non c'è tantissimo da dire rispetto all'esperienza che ha avuto Roberto. Io conosco il Cali nel 2004 in un corso di JKD e Cali a Roma, pensando che il Cali fosse il nome del bastone. Oggi c'è ancora chi crede che il Cali sia il bastone. Sì, okay. Sì, sì. Gli Escrima, ho comprato due Escrima. Ho comprato due Escrima. E peggio ancora, l'hanno anche chiamato Kaki come il frutto, cioè ho sentito delle cose incredibili. Comunque, conosco il Cali in quella circostanza, era uno studio di drills molto semplice. Il fatto sta che tangenzialmente in quel corso incontro un filippino, che oggi è il mio migliore amico. Io non lo sapevo all'epoca che lui fosse un istruttore di Gerson Nene Tortal del Dekiti Tirsha Siradas filippino. Mi alleno con lui, faccio degli esercizi di Sinawali, eccetera, e faccio, ammazza questo quanto tira forte. All'epoca ero sotto lo zero, cioè ero proprio su Topolino col bastone, però sentivo che i suoi colpi avevano un certo riverbero sul mio polso. Perché ve la faccio velocissima. Io e lui ci andiamo ad allenare a Villa Panfili, una villa di Roma molto, diciamo, conosciuta. Cominciamo un attimino ad alzare il tiro. E sempre così conosco, attraverso un video di una notoria rivista di arti marziali che prima ha citato Roberto, il video di questo piccoletto che era Benjamin all'epoca, giovanissimo, che faceva movimentazioni assolutamente e apparentemente molto semplici, ma devastanti con il bastone, e lì fu la prima volta che io conobbi i Dog Brothers. Quindi io non parto dal video di Eric Naus, Power, io parto da Benjamin proprio, dopo arriverò a Power, e con tutto il processo, e magari hanno avuto tante persone di emulazione, quindi all'inizio soprattutto c'erano degli sparring che non erano molto tecnici, non erano assolutamente molto in sicurezza, mettiamolo così, ci siamo fatti tanto male negli anni. A un certo punto, ora sto andando avanti negli anni velocissimo, conosco il gruppo dei Dog Brothers italiani di Milano, l'inizio a frequentare, preciso sin da subito però che per me l'approccio ai Dog Brothers non è mai stato per diventare un dog, anzi lo dico da subito, onde evitare di urtare qualcuno, io sono un dog, però sono nel primo scalino, sono Dog Marco, non sono candidate, non sono full, lo dico subito, perché per me i Dog Brothers sono sempre stati una delle tante esperienze marziali che ho fatto. Per me, insomma, non sono un professionista, non vivo di quello, e negli anni creai a Roma con questo amico filippino Freddy Angdan un gruppo di sparring che si chiamava Cali Tribe all'epoca, quindi Roberto sta alludendo, diciamo, a Cali Tribe. Esattamente, Cali Tribe, e tra l'altro c'è anche una storia curiosa che voglio dire, tutto questo nasceva grazie a un mio maestro, qui cito il nome,
che si chiama Antonio La Salandra, è il formatore della Guardia Svizzera Pontificia, lui, tra le altre cose. E il là di fare le cose un pochino più sul serio nacque grazie a lui. Lui una volta, vabbè, è un omone abbastanza grosso, durante un allenamento mi tirò, chiamiamolo così, un angolo uno abbastanza brutale e mi spezzò in due parti un bastone. E io dissi dentro di me, cosa succederebbe se pur avendo una maschera ci avessi davanti un tizio così grosso che poi mi volesse veramente tirare giù? Io saprei cosa fare o saprei come difendermi. E da lì nacque poi tutto lo spin-off di fare gli sparring in un certo modo, finché poi, come ho detto, non conobbi i Dog Brothers italiani. E poi ho approfondito lo studio del Real Contact Stick Fighting con Benjamin, che è uno dei miei maestri, ma principalmente quello di Real Contact Stick Fighting. Marco, tu parli di gente grossa, se non mi sbaglio non sei piccolo neanche tu, giusto? Sì, all'epoca ero un pochino più piccolino, diciamo, però diciamo sì, non sono proprio piccolissimo. E quindi questo mi ha portato negli anni anche a, e questo soprattutto ho trovato molto funzionale nei Dog Brothers, il fatto che un programma che c'è, ed è quello di Benjamin nel mio caso, potesse essere perfettamente cucito sul tuo body type. Tant'è, a volte io lo dico senza problemi, ho studiato molto, per quello che potevo, il modo di muoversi di Eric Naus, proprio perché forse io come body type sono più vicino a lui che a Benjamin. Però il programma dei Dog Brothers ti consente di fare questi passaggi di adattamento che sono molto funzionali e secondo me anche molto onesti, perché non c'è bisogno di dirlo, lo hanno detto altri Dog Brothers in altri podcast, vieni veramente testato sul discorso dei Dog Brothers, cioè devi effettivamente, sebbene con uno sparring leggero, anche un po' più forte, ti devi mettere in discussione, a volte devi dire so benissimo magari un programma tecnico, però l'applicazione la devo aggiustare non solo sul mio body type, ma anche sul mio mindset, che è un'altra cosa molto importante. Sono una persona aggressiva? Non lo sono. Ho tanta paura del bastone, eccetera. Un discorso ovviamente molto ampio. Ed è qui che ricucio con quello che diceva Roberto, non voglio uscire fuori tema, ci conosciamo nel 2018, come le più belle amicizie ci conosciamo litigando, tra matti o ci si prende a pugni o si litiga. Verissimo. Ci conosciamo litigando, però diciamo è stato un amore in senso di amicizia, ovviamente a prima vista. Perché? Perché io questo Castagnini lo sentivo sempre nominare su Roma, dal 2004 quando iniziai quel famoso calo del corso di JGD e di Cali. Dentro di me dicevo, ma dove sta? Cioè, mi sembrava un po' un ologramma. E quando vidi che nel 2018 qualcuno per la prima volta chiamava a Roma Benjamin, ebbi un modo quasi anche un po' di gelosia, io volevo avere un po' il primato in un certo senso di portarlo Benjamin qui, ma non c'erano le circostanze per farlo. E lì diciamo è stata una svolta anche marziale per me, perché ora non tocco la tematica del JGD perché qua parliamo di alto, però ho potuto vedere un JGD, lo posso dire senza piaggeria, di qualità da parte di Roberto conoscendolo, e soprattutto ho potuto cominciare a fare le cose che riguardavano i Dog Brothers non più diciamo nascosto come facevo un tempo, ma mettendole, entrando in chiaro, diciamo. Quindi abbiamo tirato su dal 2018 fino a poco dopo la pandemia. Sappiamo tutti purtroppo che la pandemia ha funestato in un certo senso i corsi di arti marziali, perché oggi non dobbiamo avere paura a nasconderci dietro un dito del dire che tante persone pensano di potersi allenare o raggiungere obiettivi semplicemente guardando dei video e non andandosi ad allenare con altri. E quindi avevamo aperto questo corso, Roberto, mi correggimi se sbaglio, dove si integrava la parte di Real Contact Stick Fighting con il programma di Benjamin per tutti. Perché c'è una cosa importante da dire, credo che anche altri Dog Brothers in Italia con molta più esperienza di me stanno cercando di portare avanti questa comunicazione. I Dog Brothers
non sono principalmente le bastonate e i colpi di catena che fanno scoppiare la testa e ci sta il sangue. I Two Brothers prima sono tanta altra roba, e non sono io che lo dico, lo diceva proprio a cena l'altra volta Benjamin, sono un programma estremamente ampio e molto organizzato, ed è per questo che l'impegno che abbiamo con Roberto è quello, se posso dirlo Roberto, poi può entrare ovviamente anche tu, è di, per accordi presi con Benjamin proprio, di aprire un gruppo di studio su Roma ufficiale di B42, adesso è questo Stick Club che ha creato Benjamin, dove poter proporre il programma di Real Contact Stick Fighting che è per tutti, dove non è assolutamente necessario andare ad un gathering. Io non combatto ormai da diversi anni, non lo so se tornerò a combattere, forse sì, forse no, è una delle varie cose che faccio. A me per esempio piace molto il grappling e mi spendo anche su quello, ad esempio. Però ecco, voglio specificare, penso sia importante, che il discorso del gathering non è una condizione senza la quale non si possa studiare il discorso dei Two Brothers. Eh sì, abbiamo puntato molto su questo, noi abbiamo passato, Claudio, delle nottate, cioè veramente a studiare la situazione per trovare un po' una quadra, perché all'inizio c'era proprio questo divario, cioè l'approccio da chi faceva cali in maniera tradizionale, anche con lo sparring, vedi, con tutte le protezioni e tutte le cose. Poi c'era lui che nei due giorni a settimana, fisso, diciamo, nella mia sede, portava avanti il Real Contact Stick Fighting, lì vedevamo cose, dico, oh santo Dio, cioè si sentiva la puzza dei bastoni che bruciavano dall'entrata fuori la porta, quindi cioè, riuscì a far capire la gente la giusta via senza dover ricorrere al solito stereotipo che secondo me, io non sono un Two Brothers, quindi assolutamente non mi permetto di dare cose o diciamo consiglio, ma era un po' uno stereotipo che non andava, secondo me, mostrato, perché l'idea dell'utente vista da fuori era appunto quello che ha detto Marco, cioè delle bastonate e delle cose, insomma, che in realtà era un deterrente che non ha mai fatto crescere, magari, per quello che era realmente questa comunità a livello un po' più esponenziale, ma è rimasta un po' una cosa per pochi. In realtà invece poi le cose stanno cambiando, ma appunto, come diceva Marco, attraverso anche l'impegno degli altri Two Brothers in Italia, ma questa opportunità che noi abbiamo, e a marzo partiremo ufficialmente con questo nuovo lab, ovviamente dietro le direttive di Benjamin, che sarà mediamente presente da noi almeno 3 volte l'anno, per poter proprio offrire alle persone l'opportunità di capire un pochino meglio quello che è appunto il mondo del combattimento col bastone, attraverso però un programma, come sempre, ben delineato, ben definito, e dando appunto una visione, secondo me, corretta, non perché quell'altra non lo sia, di quello che è appunto la preparazione, la strategia, il modo di magari mettere in discussione anche qualche bagaglio, magari il regresso che ti dà delle convinzioni non appropriate per quello che è poi il contatto pieno col bastone. E secondo me, insomma, questa nuova sfida che ci sta tanto motivando sarà motivo d'orgoglio, ma anche perché diciamo Benjamin, attraverso appunto la sua opera di, tra virgolette, di diffondere questo sistema, ha colmato un po' quel gap che io e Marco non riusciamo a mettere magari proprio a fuoco, nonostante noi abbiamo i nostri appuntamenti già prestabiliti ogni anno per quello che riguarda appunto lo sparring con tutti i ragazzi, più o meno uno sceglie l'intensità come lo vuole fare, con le dovute protezioni, quindi massima sicurezza, perché alla gente dobbiamo dare sempre questa sorta di paracadute, non dobbiamo mai terrorizzare la gente. Io sono stato sempre contrario a far vedere noi siamo quelli, cioè queste cose proprio da filmetto, da B-movie, di arti marziali anni 70. Non è quello lo scopo. C'è maniera e modo di crescere divertendosi innanzitutto,
perché comunque ti appassiona. Per quello che mi riguarda, a livello di preparazione fisica e tutto il resto, è un qualcosa di grandioso. Una consapevolezza maggiore di quello che fai, senza andare a buttare via nulla di quello che hai fatto, perché nel bene e nel male ti ha dato comunque qualcosa. È solo un'altra sfaccettatura, un altro colore da andare a testare, a provare con massima naturalezza, senza nessuno stress, senza stress. Quindi questa cosa è stato questo incontro che abbiamo fatto lo scorso settimana, che poi insomma ci siamo allenati con lui per vedere un po' un attimino alcune cose, è stata molto molto stimolante, molto motivante, e quindi il nostro impegno è quello di insomma portare avanti questo gruppo. Ovviamente ci sono stati richiesti dei requisiti, che sono stati l'esperienza di una persona che avesse fatto comunque dei gathering, e Marco insomma ne ha fatti, e l'esperienza di una conoscenza di base importante per poter insomma dare le giuste coordinate alle persone in allenamento. Ma detto, beh, chiudete 40 anni di esperienza, e quindi questa nuova avventura partirà, e noi facciamo, allora, siccome non è una cosa diciamo commerciale tra virgolette, partiamo con un piccolo gruppo, perché non siamo per grossi gruppi, no? Grossi numeri, quindi un massimo di 10 persone per poter quantomeno partire e andare insomma a lavorare già su un buon gruppo, una buona base, un buon zoccolo portante, per poi andare a vedere quello che si può realizzare nel tempo. Ma conoscendo appunto come opera Benjamin, attraverso quelli che sono stati appunto i suoi seminari, i suoi video che trovate in rete tranquillamente, insomma ha fatto un ottimo lavoro. Ora, giustamente, a chi è proposta questa, cioè qual è la persona che può approcciare? Ma in realtà tutti quelli che vogliono comunque sia capire se al di là di quello c'è un limite, scoprirlo, ma con un trauma di nome e di fatto, ma attraverso una via un pochettino più diciamo tranquilla, con consapevolezza, e lasciando comunque un buon bagaglio dietro, perché è fatto di preparazione e tante altre cose. Quindi insomma mi sembra che Marco, volevo fare una domanda a te per quanto riguarda, non l'ho chiesto a Ivan, però lo chiedo a te, perché prima chiacchierando abbiamo parlato un attimo di chitarre, ok? Io ho avuto negli anni varie persone, che chitarristi, insegnanti di chitarra, insegnanti di musica a scuola, un pianista che faceva concerti, un altro amico accordatori di piano, cioè un sacco di persone che avevano a che fare col campo della musica, sia chitarra, sia anche un paio di batteristi, però principalmente chitarra e pianoforte. Quindi stiamo parlando di persone che usano le dita o per guadagnare, o perché, come me, per cazzeggio, io quotidianamente o piano o chitarra un po' di tempo ce lo passo. C'è qualche modo per salvaguardare chi pensa di venire in palestra a spaccarsi le dita, che dice no vabbè, ma comunque anche con il guanto io la botta la sento, se mi si ingotta il dito, come si dice in gergo tecnico, non riesco a suonare per 2 mesi, non me lo posso permettere, non mi va di rischiare in questo modo. C'è un modo per ovviare questo problema? Sì, allora prima di tutto devo dire una cosa, questo per onestà intellettuale. Tu sei chitarrista? Sì, diciamo. Ci provo, comunque mi piace tanto. Nel senso che comunque ti diverti, sì. Diverti a suonare. Sì, molto. E, se una persona vive, questo lo dico per proprio onestà intellettuale, vive di chitarra, ovviamente io consiglio di fare lo sparring anche leggero. Se vivi di chitarra, se sei un musicista che vive di quello, ok? Perché il lavoro, cioè stiamo parlando di un gioco, alla fine sono arti marziali, ma sono un gioco. Lo so che quello che dico è anticommerciale, però lo dico per onestà intellettuale, questo sempre. Secondo punto, se può praticare, assolutamente sì, è in estrema sicurezza questo. Io ad oggi, tra l'altro, ho uno studente di Conservatorio Santa Cecilia
che fa chitarra classica, quindi immagina che impostazione deve avere con le dita la chitarra tutta messa in un modo, eccetera, eccetera. Non è mai successo nulla, finora c'è solo avuto un livido sulla gamba e uno sul braccio, niente di che, tra l'altro lo saluto che è Federico, e diciamo che la cosa bella del programma di Benjamin, ma anche lo usano immagino altri Dog Brothers in Italia, e apro una parentesi, non faccio i nomi perché non voglio dire magari cose inesatte, quindi mi mantengo generico per quello sempre. Il programma di Benjamin ha diversi step di sparring sostanzialmente, uno sparring condizionato su diversi livelli, e un primo tipo in realtà di sparring che è uno studio dinamico che fanno i principianti, se vogliamo. Che cos'è lo studio dinamico? È applicare, per esempio, un drill in modo non collaborativo, ma dove c'è anche un limite che viene sostanzialmente dato nel liberare la propria aggressività. Quindi ci si sente sicuri in questo studio dinamico in cui non si è collaborativi, ed è un primo step per poi arrivare allo sparring condizionato, che a sua volta ha tre livelli. Si utilizzano bastoni che sono imbottiti, quindi si è in completa sicurezza, ma si utilizzano anche i guanti. All'inizio faccio utilizzare i guanti, quelli che i Dog Brothers nei Gathering non fanno utilizzare, che sono quelli da hockey proprio grossi, no? Cioè, esattamente, se ce l'hai là dietro, con quelli e con un bastone sostanzialmente imbottito, diciamo che il rischio zero non esiste mai, mi insegnano al lavoro, però diciamo che il rischio nella mia esperienza è stato sempre zero. Puoi anche andare a giocare a basket e ti arriva il pallone di basket sul dito dritto e stai fermo per 5 mesi. Esatto, io ho un ragazzo a scuola, io faccio l'educatore, che si è sostanzialmente rotto 2 dita della mano parando un calcio di rigore, tra l'altro con uno stile ludico ricreativo di calcio, quindi cioè come fosse un calcio parrocchiale, quindi nemmeno professionista, aveva pure i guanti da portiere, si è rotto 2 dita. Quindi quello è un discorso sul rischio che diciamo cerchiamo sempre di portare a zero, e ad oggi devo dire che è rimasto a zero facendo tutti gli spergiuri, ma proprio perché c'è un programma dietro che tutela in tutti i modi possibili quella che è l'incidenza del rischio. Poi ovviamente sta alla persona il discorso di poter riuscire ad alzare un po' il tiro, e lì c'è il discorso della coscienza, ok? Cioè nelle mie classi, che io faccio per conto di MKSA con il programma di Benjamin, lo sparring in realtà lo fai dalla prima lezione che entri, però come dicevo prima è uno studio dinamico all'inizio e poi uno sparring condizionato su 3 livelli. MKSA? Modern Calisthenics Academy. Ok. Sì, scusate, ero partito subito con con l'acronimo. E poi, attenzione, ci può essere anche la persona o le varie persone che dicono: guarda, a me piace tanto, però ho paura o non mi va neanche di provare lo studio dinamico. Va bene, puoi venire a praticare tutto l'altro, tra l'altro c'è la parte che a me piace tantissimo su 3 livelli, no? C'è il grappling, lo stick grappling e il real contact stick fighting a terra, che sono 3 cose diverse, almeno come le vedo io, perché prima bisogna conoscere una parte del grappling a mani nude, poi bisogna conoscere lo stick grappling, come utilizzare il bastone a terra ma senza portare i colpi col bastone, e poi c'è la parte più importante dove si prende veramente coscienza, che è il combattimento col bastone a terra, dove devi conoscere grappling, stick grappling, ma attenzione, pure i colpi di pugno e quant'altro. Ok. Stavi dicendo una cosa prima che ti facessi questa domanda sulla chitarra e sulla sicurezza delle dita. La risposta l'ho data raccontando pure la storia del chitarrista che viene a lezione da me. Roberto, stavi dicendo qualcosa? No, proprio in virtù di questo, specialmente essendo anche un grande appassionato del grappling, e qui a Roma abbiamo avuto la fortuna di avere il maestro Mezzetti, che adesso fa parte di Casa Italia per quanto riguarda
la lotta libera, queste cose qua. E nell'ultimo appuntamento che c'era Benjamin qua, ritornando al discorso dei summer camp, avevamo convinto entrambi, poi noi abbiamo fatto un seminario molto bello dove, sempre per il discorso di mettersi in discussione, Claudio, cioè se io riesco a fare queste cose con il bastone a terra con te che magari di lotta ne mastichi poca, fallo con un lottatore professionista la stessa cosa, vediamo se ti riesce. E quindi Riccardo Mezzetti ci aveva dato l'opportunità di andare a approfondire con lui e con il suo staff proprio queste tecniche. Quindi cioè, l'impegno che c'è stato da parte mia di Marco proprio di voler dare anche come bagaglio all'interno della comunità, tra virgolette, Dog Brothers, cioè questo ausilio di un professionista della lotta che attraverso appunto il suo sapere si era messo lì con noi a cercare di capire dove poteva migliorare la parte grappling in un contesto di combattimento col bastone. Ed è stata fatto il primo, scusa Roberto se lo dico, il primo seminario, penso a Roma, di Real Contact, la lotta nel Real Contact Stick Fighting, cioè avevamo fatto un seminario che era stato di fatto tenuto dal maestro Mezzetti, salutiamo Riccardo. Persona pozzo di scienza della lotta e anche di umiltà sconcertante, che tra l'altro si mise anche in discussione durante il seminario, perché su alcune cose che riguardavano il bastone uno dice cavolo Mezzetti la lotta, lui diceva qui finisce il mio sapere e inizia il mio zittire, come dice qualcuno. Perché riusciva nonostante tutto a trovare delle ottime soluzioni tecniche sul combattimento in piedi con il bastone, adattando la lotta al combattimento di Real Contact Stick Fighting. E lì ho capito veramente, non solo dai video appunto su YouTube, ma dal vivo chi avevo davanti. È una persona umilissima, ma con anche una conoscenza stratosferica della lotta, un pozzo di scienza della lotta. Voglio fare una domanda proprio su questo tema qua. Non so se vi è capitata credo che sia stata il primo podcast che ho fatto con Francesco Lononese sulle 10 balle del Cali, quello lì. Mm-hmm. E là sono stato un po' provocatorio, ho buttato un po' sono andato contro l'abanico, contro lo stick grappling, contro il Dumog, un po' di tutto. Allora vi chiedo, lo stick grappling studiato in maniera così approfondita è finalizzato al tipo di incontro-scontro tra marzialisti, tipo catering, oppure secondo voi può essere anche finalizzato come un qualche cosa in più che può aggiungere qualcosa al grappling disarmato, quello classico? Cioè, è più visto come un... Ok, dai, stiamo facendo sparring, è un catering in cui stiamo facendo con il bastone. Se andiamo a terra cerchiamo di tenere il bastone, perché altrimenti a questo punto lanciamo via il bastone e facciamo grappling. Oppure è sempre preferibile fare grappling senza armi, perché abbiamo due mani a disposizione per poter fare appunto grappling? Allora, guarda, se posso dire la mia, io sono, ecco la cosa mi ero scordato di dire prima e te la ricucio su questa risposta e sull'approccio ecologico, una cosa che io sto cercando di utilizzare anche a scuola, cioè la scuola non arti marziali ma del mio lavoro, quello che faccio nella vita. E secondo me, prima di parlare di stick grappling e delle direzioni del dove lo vogliamo portare, dobbiamo qualificare bene che cosa sia il grappling. Immagina alla persona media che ti viene in un corso, ok? Io ovviamente non posso pretendere e non posso, esempio, nello stick grappling io, Marco, eviterei, cosa che ho fatto in gathering, ho pagato a caro prezzo, di tirare la guardia, ok? Quindi, però, nello stesso tempo, un ragazzo che viene nella mia classe deve avere un'infarinata di grappling senza bastone in un certo senso, lavorare dalla guardia, che con il bastone a volte può essere un grande suicidio, ok? Adesso so benissimo che ci sarà chi dice no, ma se io da sotto faccio... Io, nella mia esperienza, tirare la guardia o stare in guardia sotto con il bastone, no buono assolutamente. Ma perché in pratica
dove non riesci a arrivare, cioè dove ti serve il ground and pound e stare in mount position per avere la posizione buona per colpire, col bastone tu anche da più lontano riesci a fare danno in pratica. Sì, è vero che anche io da sotto potrei provare a fare qualche danno, ma devo avere davanti una persona che non fa postura, e non fare postura vuol dire proprio che non hai le basi, quindi io ti torno indietro, approccio ecologico, ti faccio vedere tutta la situazione come potrebbe essere nel suo complesso senza il bastone, però ti evidenzio anche quelli che sono secondo me e nella mia esperienza, che può essere opinabile, assolutamente sì, quali sono i limiti di questo approccio globale che ti do, e dopo ti entro nei dettagli, ok? Quindi diamo un approccio di, non si può dire di genere, lasciamo perdere questa cosa, c'è cioè un approccio generale di questi denti. Di genere, abbiamo, sì, un approccio generale alla categoria grappling senza kimono, e dopo vediamo tutti gli altri step, dopo entriamo nel dettaglio. Prima devono avere un approccio, chiamiamolo così, ecologico, generale. Poi più salgo nello specifico, più deve aumentare il livello di coscienza, ed è lì che entra, seppur fosse molto, molto easy peasy, il discorso dello sparring, e soprattutto imparare che, e questo è un errore che ho fatto per tanti anni, grazie al mio amico filippino Freddy Angdan, ho imparato che non era così, il bastone va usato come un bastone, il bastone non è una spada, il bastone è un'arma da impatto e si usa diverso da una spada, chiamiamola in diversi modi, nelle diverse culture. Quindi io la vedo molto da un punto di vista ecologico, quindi generale all'inizio, e poi progressivo con la presa di coscienza. Ok. Sì, beh, io diciamo mi associo a questo tipo di, diciamo, di pensiero di Marco. Poi, secondo me, c'è pure il fatto, cioè l'influenza iniziale. Se già tu comunque vieni dalla lotta, no? Quindi hai già dentro di te un modo di... c'è la tendenza, cioè ok, butto tutto e mi metto a lottare. Il problema è che stiamo sempre là. Tu hai fatto lotta con uno che fa lotta. Quello ti stravolge gli schemi, quello c'ha un bastone in mano, prova a vedere se la tua lotta contro uno col bastone, che comunque sia, si sa muovere, riesci a quantomeno finalizzare, cosa che è probabile, perché no, è successo. Riesci a finalizzare una persona armata del bastone, che comunque lotta, cioè ti dà le bastonate, ma non per finta, ma te le sta dando. Quindi innanzitutto quelli poi subentra, quanto incassi, quanto sai insomma gestire, è tutta una serie di circostanze che vanno tenute comunque molto ben presenti, però rimane il fatto che è fondamentale, secondo me, saper quantomeno lottare a terra anche con l'ausilio di un bastone, perché come giustamente è capitato a tutti all'inizio, addirittura può essere anche un ingombro per te il bastone, cioè non piuttosto ti danneggia piuttosto che aiutarti, ecco perché lì poi subentra uno studio per quello che è proprio il vero uso del bastone a terra, cioè devi adattare un qualcosa che tu hai sempre lavorato sopra, comunque sia, difficilmente devi mettere in discussione su quell'area, no? Del grappling. E certo. Quindi cercare di capire quello che puoi fare con quest'arma, diciamo di cose ne possono fare tante, ma poi negli anni ci sono state varie evoluzioni. Io credo che il fatto che loro abbiano portato sin dall'inizio all'interno di un programma di dobrate il grappling, che già insomma, negli anni 90 c'era sta attenzione massima attraverso tutto quello che è stato poi l'evoluzione del Brazilian Jiu-Jitsu, tutte queste cose qua, e hanno fatto secondo me molto molto bene. Poi per quanto riguarda già un bagaglio, no, del Dumog, di tutte queste cose qua, comunque sia, allora ti dico che il Cali c'ha un'agevolazione mentale già dall'inizio, perché comunque c'è una predisposizione, perché attraverso già l'uso delle leve, quello che puoi fare con gli strangolamenti, insomma c'è, comunque è contemplato, sta solo nella coscienza delle persone migliorarlo. Cioè, cosa posso fare di più rispetto a quello che già comunque di base è previsto? Quindi farò uno studio più attento, più reale per l'uso, per poi diciamo farne un qualcosa di veramente efficace. Guarda, credo che io, per esempio, ho un buon livello di Cali, ho un mediocre livello di BJJ o di grappling. Naturalmente, se vado a finire a terra, preferisco tentare di tenermi il bastone
per dare quel fattore X in più in quella parte di lotta in cui io a mani nude, solo di grappling puro, non saprei fare più di tanto. Se invece il mio grappling è di buon livello, sono una viola, sono una marrone, ma ho cominciato soltanto da un anno a utilizzare il bastone, naturalmente quando vado a terra mi verrà più naturale a liberarmi del bastone per cercare di dare il meglio in quello che so fare bene e quindi picchiare oppure tentare di fare grappling puro. Ti ricordi, quindi, Claudio, quando tu hai fatto... Dovremmo cercare di bilanciare le due cose o quantomeno far avvicinare il nostro livello di grappling e di stick grappling più o meno sullo stesso livello. Certo. Dicevo, Claudio, scusami, quando tu una volta nelle puntate che hai fatto precedenti, appunto, c'era credo Citarelli, si parlava quale sarebbe stata la reazione a un presunto attacco reale imprevisto da strada, cosa avresti usato, il JGD, il Kali o il Silat? E lì è la stessa risposta. Cioè, quello che tu ormai hai talmente metabolizzato, ormai è tuo, cioè ce l'hai cucito addosso, ti esprimi con quello. È ovvio che se, come dici tu, vengo da una viola del BJJ, comunque una esperienza fatta, e magari l'approccio di qualche mese di bastone, ti esprimi naturalmente più nel concetto legato al grappling, quindi ci sta, insomma, ci sta. Certo. Tutto qui. Io dicevi, sì, no, se posso aggiungere una cosa, diciamo, secondo me un po' come in tutto nella vita, a volte eccedere equivale a difettare, certo non sempre, no? Cioè, se io studio troppo il grappling e faccio troppo affidamento su di esso, posso fare la fine che ha fatto Marco ad un gathering che, tirando la guardia, pensava di fare lo splendido perché già aveva il piano B, il piano C e il contingency plan, però poi è finito a prendere ginocchiate in testa, alla undicesima ha dovuto battere, le ho contate una per una perché mi ero dato un limite, perché poi un'altra cosa importante è la cultura del limite, ricordiamoci che chi non conosce il proprio limite teme al destino, e anche quello è uno studio che va fatto sul limite, sul proprio limite, che è molto soggettivo. E poi invece in un altro caso mi è successo che io faccio grappling senza kimono, ma pensate, per un 6-8 mesi iniziai a farlo con il kimono come tutti, e c'è pure un video penso sulla nostra pagina, avevo davanti, questo non ad un gathering ma uno sparring che facevamo, un ragazzo umbro che è veramente un toro del gruppo nostro all'epoca, non lo riuscivo a tirare giù, quando ho avuto l'occasione di scendere a terra ho utilizzato il bastone come fosse un kimono e ho fatto un baseball bat choke, spin choke, non mi ricordo neanche più come si chiama. Spin choke. Diciamo, pensando che fosse, no, un discorso di come fosse sostanzialmente il kimono, ma in realtà lui lo sentì come un neck crank qua dietro, perché andò ad agire sostanzialmente sulla cervicale, no? Quindi quella è stata una bella esperienza per me, perché era una cosa che io non avevo previsto sostanzialmente, e poi vedi che il kimono è ritornato utile. Da qui a dire tutte le volte potrò utilizzare quello, no, mi è successo solo una volta di poter mettere dentro quella tecnica. Choke fatto con il bastone, in realtà non è un choke, ma è una compressione dolorosa sulla cervicale, esattamente qui. Se avessi un gi, quindi un kimono, verrebbe il choke, perché il lavoro sarebbe questo, esattamente andando ad occludere il passaggio qui del sangue. Detto questo, vengo qui, chiudo, l'importante è distribuire bene il peso e, come abbiamo visto a lezione prima, giriamo da quel lato. Ragazzi, volevo chiedervi, dato che stiamo parlando di arti marziali filippine, il vostro rapporto con il coltello. È la domanda del secolo. Ci fa. Fammi bere un po' d'acqua. Allora, ragazzi, voi avevate birre, no? Vi aspettavate una bevuta di birra oppure alle 9:30 del mattino? No, beh, 9:30 del mattino. Forse il caffè.
Dovresti chiamarlo ora coffee break. Ma sì, insomma, io potrei partire da una collaborazione che feci con una nota armeria qui di Roma, molto grande, che mi contattò perché avevamo degli amici in comune. Sono stato in questa coltelleria, quindi una sorta di Disneyland dei coltelli. E parlando col titolare, dico: ma cosa è richiesto da me? Dice: guardi, dice, maestro, noi vendiamo 2500 coltelli al mese. E lì rimasi un attimo così. Ora, vabbè, domani la finanza va a controllare. No, vabbè, diciamo, visto che sono loro che ci Dichiaravano forniscono là, 10. ne Nel dichiaro. Allora frattempo dice. prendo una cosa che mi sono regalato martedì, ve la voglio far vedere. Allora, praticamente dice: noi abbiamo questo sentore, dico: qual è? Cioè, non pensiamo che la gente che compra i coltelli ne faccia solo un uso di comprarli e metterli sotto un vetro come esposizione. Quindi, diciamo, mi era stato portato all'attenzione un dato, diciamo, molto importante, ma soprattutto raccapricciante per quello che poteva essere poi l'uso di questa libera vendita, che secondo me in Italia è consentita senza troppi controlli, tutto quanto, di gente che comunque sia è un potenziale pericolo con il coltello. Quindi da là ho capito che molte persone girano armate, al di là del collezionismo dei Sì. bei coltelli, quelli che costano. Allora, il problema, senza fare allarmismo, perché non c'è allarmismo, però era comunque sia importante. E quindi vado a vedere questo bagaglio, facciamo un bagaglio, cioè vogliamo fare una sorta di corso per le persone che magari vogliono approcciare al coltello. Ora, stiamo sempre là, quindi quello che insegniamo da anni qual è? Se vedi il coltello, giustamente devi scappare, perché quella è la cosa che diciamo a tutti, quindi una sorta di prevenzione piuttosto che corso di. Però poi c'è tutto il bagaglio filippino legato a quelli che so, i disarmi, l'uso e le astuzie, come le insegnava Bob Brin, tutte queste belle cose qua, per carità. Però rischi di poi andare a creare proprio l'esatto contrario, secondo me, cioè sì, più bagaglio dai sul coltello, più addestri persone a usare un coltello e più ci sono potenziali pericoli di gente armata di coltello. Quindi diciamo, questo è un argomento che abbiamo anche fatto un seminario insieme proprio su questo, io e Marco insieme, proprio come prevenzione, che poi era destinato più che altro a operatori, appunto erano maggior parte polizia municipale, queste cose qua, dove attraverso proprio i filmati di repertorio abbiamo visto proprio le casistiche di quello che poteva essere, diciamo, la difesa da coltello. Che spesso insomma viene meno perché siamo sempre là di fronte all'intenzionalità veramente di darti una coltellata è un po' difficile saperlo gestire. Io quello che mi sono avvalso dall'esperienza di Marco è che lui, ma Marco so se si può dire il discorso di Mark Denny, no? Che aveva creato un sistema di coltello che lui ovviamente va a proporre. Dove è basato veramente su poche regole, ma perché lui, diciamo, su di lui è stata provata questa cosa, perché se non erro era frutto di una, è Marco di una che era stato aggredito, roba di questo tipo qua. Diciamo, cautelativamente dico, si narra che, così diciamo rimaniamo circostanziali, fosse un accadimento subito da lui e come lui ha sempre sapientemente fatto, è riuscito anche a trovare il lato positivo da quello come occasione per imparare a reimpostare completamente un lavoro con grandissima umiltà. Anche Sì, questo è perché stato. io ho intervistato varie persone americane, Matt Thornton, Belton Lubas, non ricordo con chi altro, ho parlato di questa cosa dei coltelli. Lì si può uscire con il coltello addosso tranquillamente, logica, lo fanno anche con le armi da fuoco, poi dipende dagli stati, però in linea di massima si può avere il coltello tranquillamente accette in macchina. Non si può entrare in alcuni locali o nei locali, in una discoteca oppure in un
Non si può andare a un concerto con il coltello addosso, però comunque il coltello addosso si può portare. A differenza che qui, logicamente, dovremmo giustificare tutto il resto, insomma. Noi dobbiamo giustificare, però l'altra settimana qui alle case occupate dai latinos, che sono i borseggiatori, poi che per la maggior parte fanno truffe qui a Roma sulle metro, vabbè, narriamo i famosi YouTuber, ci fanno i video ormai, dai. È finita a colpi di machete in mezzo alla strada. Quindi a volte quando dice, ah, ma noi studiamo delle armi inusuali, no? Cioè, ma secondo te, ma chi ti aggredisce con un macete? Ecco, vedi dei video di 100 celle 10 giorni fa e poi capisci chi ti aggredisce con un macete, Ma in mezzo là alla c'è strada, così. un retaggio culturale, Ma diciamo. le mie piccole esperienze nei locali all'epoca, quindi anni 90, già quando c'era una minoranza, non è che dico i latinos perché dobbiamo, assolutamente no. Però loro entravano in discoteca e la prima cosa che dovevi andare a perquisire erano gli stivali, perché dentro lo stivale 99 su 100 gli trovavi il coltello, quindi entravano dentro. Poi dopo, quando sono subentrati, anch'io c'ho qualcuna, insomma, carina che mi hanno regalato, e le lame quelle da collo, no? Quelle col fodero che stacchi da sotto con la cordicella, e quelle pure andavamo attenzione a subito quelle cose là. Cioè, negli anni abbiamo visto che comunque sia l'arma da taglio è nell'uso, specialmente in questi ambienti, con estrema, estrema facilità. Quindi non bisogna sottovalutare il problema. L'unica cosa è che non bisogna però dare false certezze su alcune cose che si propongono, per esempio di andare a fare determinate cose che poi in realtà ti porterebbero sicuramente a beccarti una coltellata, punto. Quindi cosa si insegna? Allora, se la vogliamo restringere, restringiamo un attimo il cerchio, cosa insegniamo nei corsi quando si tratta di coltello? Un qualcosa che sia sicuramente di crescita per quelle che sono le abilità, e io lì mi fermo, nel senso, comunque sia lo sparring di coltello è coadiuvante a sviluppare determinate cose, quindi il timing, la soglia di attenzione, diciamo, è molto altro. Però poi sull'applicazione contro il coltello, cioè non è un gioco, quindi non bisogna mai dare l'idea di stare a fare un qualcosa che è una sorta di torneo a punti, te becco io, me becchi tu, te faccio io, mi fai tu, quindi quello sì, è divertente, ripeto, serve ad sviluppare altre cose, però alla fine bisogna avere, secondo me, una visione reale di quello che è il danno che può causare quello. Non te puoi esimere da sta situazione. Poi che se tu sei armato quanto lui, se poi tu mi giri la cosa e mi dici ok, ma se io so usare un coltello, allora lì lo scenario cambia. Però quanta gente, diciamo, si mette in discussione su quel discorso là? Guarda, prossima cosa a favore di Mike Faraone. I primi anni noi avevamo già adottato il sistema di allenarci con un coltello vero, e da lì cominciavamo a capire i danni, magari anche nel fare soltanto l'Ubad o queste cose qui, capivi quanto era facile, insomma, prendere magari il taglio. Adesso, diciamo, tutto è con la tecnologia, con i coltelli che suonano, che si accendono, che fanno, è pure abbastanza semplice, no? E diventa però carino. Però dopo rimane in quel contesto là, cioè nel senso ti sei reso conto della facilità che puoi, diciamo, ricevere una coltellata o quantomeno essere tagliato. E non è così semplice come sembra, bisogna stare molto attenti. Tant'è vero che si riduce il programma in veramente una parte molto molto piccola, se non per sviluppare appunto alcune capacità che comunque sono necessarie. La consapevolezza di avere comunque una lama, una minaccia davanti, e la consapevolezza del potenziale che puoi, diciamo, utilizzare se hai un buon uso del coltello. Quindi sono soltanto queste due fasi, secondo me, che possono essere circoscritte nel coltello. Poi, se mi cominci a dire le preferenze, il karambit, quello, quell'altro, allora io faccio sempre questo discorso, proprio perché sono uno sperimentatore, sono una sorta di nerd delle arti marziali. Voglio capire, allora, per capire devo praticare, quindi non esprimo giudizi a priori, quindi non ho pregiudizi su una cosa. Nel senso, proviamo sto karambit, vediamo cos'è. Certo,
Dopo, se diventa il classico gioco di abilità, mostrare il bello perché comunque fa figo e tutto quanto, lo sappiamo. Che potenziale ha questo contro un coltello, magari a lama fissa, o un butterfly? Qual è la vera efficacia del coltello? Facelo Lì vedere, dobbiamo Claudio, il coltello. Sono contento perché era tempo che cercavo questo genere qua. Io volevo un Almar, però l'Almar ormai è difficile. Infatti, quello lì del negozio mi ha detto: ma se mi arriva oggi un Almar, me lo tengo. Quindi Ah, non lo metto beh, in certo. vendita. Ma io infatti c'era uno di quelli proibiti all'epoca quando andava di moda il butterfly, bello, tanta roba. È bello, Ok. bella bestia. Sì. Diciamo, Claudio, sei arruolabile. Sei Arruolabili arruolabile. stanno su quei due scaffali lì, ci sono. Però questo, infatti, vabbè, non voglio tirare in ballo altre persone. Ci sono delle persone che mi conoscono molto bene, che erano con me martedì, ero a Napoli. E mi hanno detto: ma non è il genere tuo, tu in genere prendi coltelli più piccolini, lama nera, fatti in un certo modo. E in effetti stavo per comprare un Applegate Fairbairn, quello lì storico, soltanto che non mi convinceva perché in pratica la Boker lo fa con un lato completamente piatto, non ha la sezione romboidale. Quindi è proprio da esposizione, ho preferito sinceramente, anche se il prezzo era ottimo, preferisco non avere, insomma, ok, che non si può vendere perché quella è una daga, è un pugnale, quindi c'è cioè, doppio filo, è un'arma da guerra, quindi non si può neanche tenere a casa se non... Però va bene quello lì con il filo soltanto da un lato, però addirittura con un lato, con la firma dei due progettisti e dall'altro lato completamente piatto, cioè la lama è completamente piatta, parlo proprio di tutta la lama. No, era proprio troppo da collezione, ho detto non fa niente, magari in futuro riesco a beccare quello lì, quello originale e prendo quello lì, perché quello lì lo faceva la Gerber fino a qualche anno fa, se non mi sbaglio, mentre invece ora la Boker che ha il diritto per fare ha il copyright per fare quel tipo di coltello, lo fa con un lato piatto. Comunque, in settimana avrò farò un podcast con un esperto di coltelli, nel senso esperto della storia, dei modelli, quelli inglesi conosce i più grandi Ottimo. maestri di coltello, parlo di forgiatori italiani, e sarà ospite nostro il canale Il Cacciatore di Zombie. Ah, Che sarà ospite, ci parlerà un po' dei vari tipi di coltelli e le varie cose, un po' di no, io storia. ho recuperato con la collaborazione del professor Merendoni, che adesso, tanto ce l'avrò sul canale pure io fra qualche tempo, stiamo cercando di capire. Giusto per recuperare un po' quella che era la tradizione militare degli arditi, perché sono appassionato di quel periodo storico lì, quindi diciamo comunque sia qual era sto bagaglio, quello che è stato poi per esempio l'esperienza dei pescatori corsi, come usavano il coltello, quindi diciamo l'uso, oppure quelli del Maghreb, come... cioè se vai a vedere le tecniche sono stupide, cioè nel senso non c'è bisogno di un corso per capire quelle cose, se non capire il danno che vai a fare se lo fai in una certa maniera, ok? Però si riduce a quello. È interessante il profilo storico per gli appassionati, infatti adesso sto cercando di capire che è l'unico che ha scritto un trattato in questo momento sulle armi da taglio sudamericane, quindi uscirà questo libro appunto di Merendoni a breve, io l'ho sentito proprio ieri, poi ma a dicembre verrà qui a Roma, faremo magari una cosa congiunta, ma giusto per una visione storica per capire. Però ecco, rimane il fatto che è una delle armi più imprevedibili e più efficaci, ahimè, e di conseguenza va veramente trattato con i guanti bianchi. Quindi tutto ciò che poi ruota intorno allo studio, alle applicazioni più o meno, diciamo, veritiere, serve sì, ma entro certi limiti, ecco, diciamo, io la chiuderei proprio così stretta, stretta, senza andare poi a uscire su cose, però va studiato, quello sì, va studiato perché quantomeno capisci il potenziale di questa
bellissima e affascinante arma e alla portata di tutti, purtroppo. Quello è un po' un problema. Vi capita spesso di vedere video, rimanendo sempre in tema coltello e simile a quello di cui abbiamo parlato prima con lo stick grappling, vi capita spesso di guardarvi video di persone esperte di grappling che si cimentano con il coltello, con la difesa da coltello? Per esempio, Jeff Chan che sta facendo quei video in sei persone che fanno vedere all'interno della stanza che vengono attaccati da quello coltello, uno è un praticante di MMA, un altro è un praticante di E BJJ, un altro qualcuno uno è l'ho un... visto di quelli. L'hai visto? Qualcuno l'ho visto, sì. Quello che diceva anche prima Marco della difficoltà di trovarsi di fronte a uno che sa utilizzare il bastone quando fa grappling e di come cambiano tutti i parametri con il coltello, credo che sia ancora più subdola come cosa. Ovvio. Io Claudio penso una cosa, mia nonna era una sarta, ma noi siamo lucani, famiglia di macellai. E io ho avuto un'esperienza che mi ha cambiato completamente la vita quando ero piccolo, oltre a entrare nella macelleria di famiglia e vedere come veniva utilizzato il coltello, mi faceva davvero paura, ancora oggi mi fa paura, cioè se vediamo come utilizza un coltello bene un macellaio, già dovremmo un po' cominciare a entrare in flusso di coscienza con la cosa. E adesso mi dispiace per chi è vegano, eccetera, però vidi pure, mi portarono perché là erano usanze, cioè avrò avuto 6-7 anni ad ammazzare il porcellino, no? E quindi a me quell'esperienza mi condizionò a distanza di anni nell'approccio al coltello, cioè io personalmente ho sempre saputo sin dall'inizio, sin da quando vedevo i primi drill col coltello, quando pensavo che il Cali fosse bastone, che diciamo poteva essere, come credo oggi, uno strumento molto utile per sviluppare alcune qualità, alcune funzionalità del proprio corpo, il timing, il footwork, eccetera. Lo devi sapere dall'inizio, la famosa cultura del limite. Per quanto riguarda le aggressioni col coltello, mai come nel coltello a corta distanza, azione, battere, azione, quindi se non so che ce l'hai e mi tiri una coltellata, mai preso, punto, finito, e nella migliore delle ipotesi, che ne so, mi metterò 14 punti, una cosa di questo tipo. Non escludo che chi, voglio specificare anche questo, appartiene alle forze dell'ordine, un militare, magari anche operativo, magari forse abbia una necessità di avere dei metodi, di studio e di approccio al coltello. Che dipende proprio dal mandato che ha, dal lavoro che ha, lui lo deve fare per lavoro, quindi è diverso. Per quanto riguarda noi, comuni mortali, lavorando io anche a braccetto con l'ufficio servizio sociale per i minorenni, posso dire che tanti reati sono compiuti con coltelli o cacciavidi, eccetera. E quando scatta l'atto, tra virgolette, predatorio anche di un minorenne nei confronti di più adulti, cioè questi quando vedono il coltello scappano, se beccano la coltellata, anche se diciamo non sono proprio persone di primo pelo, questi adulti che gli si paravano davanti. Quindi va considerato anche l'elemento paura, l'elemento stress. Io non voglio essere troppo lungo, intorno agli anni 2010-12 forse mi allenavo, facevo i drills con i coltelli veri, ero un idiota, cosa che non farei più, li facevo anche molto piano e facendoli molto piano un mio amico filippino, Darding, che saluto, mi prese con la punta del coltello questa mano. E cominciò la prima reazione che ebbi, quale fu? Andare con l'altra mano, cioè questa era la mano colpita, sull'altra mano e portarmela al petto per il dolore che stavo provando. E poi andai al San Filippo Neri in ospedale qua vicino, mi misero 2 punti, finì tutto lì. Però questo, attenzione, era entrata una punta microscopica di un coltello per tagliare la carne, quindi c'è proprio piano piano, tra l'altro, era entrata. E non oso immaginare cosa potrebbe succedere qualora arrivasse una vera coltellata tirata con intenzione, a piena potenza, magari in parti del corpo che sono molto più pericolose da essere colpite, no? Il fegato, il cuore, non lo so, insomma, dietro i reni, eccetera. Dipende molto il discorso del coltello e poi chiudo anche dalla cultura alla quale ci approcciamo. Allora, nelle Filippine, io lo posso dire, mia moglie è filippina, vado nelle Filippine. L'approccio alle armi da taglio è completamente
diverso perché è legato molto alla percezione del pericolo che ha una persona in una determinata società, in un determinato periodo storico, in un determinato luogo. Voglio ancora circostanziare di più. I miei nipoti nelle Filippine, appena entrano in macchina, sanno che devono immediatamente fare il lock the door, devono chiudere lo sportello, ora non mi ricordo come si chiama in italiano, comunque insomma cosa per chiudere la porta, invece rispetto al discorso dei coltelli fanno le feste con i bambini, con i coltelli per tagliare le torte che sono grossi così lì e li lasciano sui tavoli, sono di comune utilizzo, ho visto anche bambini di 8 anni tagliare la torta con un coltello grosso così, o per esempio in alcune parti delle Filippine ci sono i macellai che sono su strada, con le mannaie messe sui banconi, ti fanno, oh, quale pezzo di carne vuoi? Voglio questo, ti è tagliato da solo, vanno lì con la mannaia in mezzo alla strada e si tagliano il pezzo di carne. Qua sarebbe impensabile una cosa del genere, no? Quindi da un lato un grande senso di sicurezza, dall'altro un essere abituati a vedere queste armi ovunque, però poi vai alla farmacia o vai al grocery a comprarti la Nutella che ce l'hanno e c'hanno le guardie private dappertutto che sono armate. Quindi, capito, ci ritorna un po' questo, questo discorso, legato anche un po' culturalmente, qua andiamo un po' più sul filosofico, dove non sono tanto bravo, al discorso della caducità della vita. Un filippino medio reagisce alla morte in modo diverso da noi. Per noi è un dramma assoluto, lo è anche per il filippino, però il senso della caducità della vita per un filippino medio che vive nelle Filippine, nella mia esperienza opinabile, è che va bene, doveva succedere, è morto così. È morto. Quindi sono tanti elementi che vanno legati al coltello uguale morte, perché il coltello è proprio portatore di morte come tutte le armi, ma forse per me le armi da taglio, anche quelle da fuoco, sono strettamente collegate al discorso morte, cioè io la vedo così in modo un po' diciamo il coltello anche... a differenza di spade e macete di una certa grandezza, il coltello è occultabile. Cioè, chiunque può avere un coltello addosso e puoi non vederlo. Se non sono coltelli così, così grossi, che sono un po' più complicati da ficcare da qualche parte, in una tasca ci va quasi ogni tipo di coltello. Quasi tutti quelli che stanno là, qui, in questa zona qua, sono coltelli di queste dimensioni. Qui vanno, se pieghevoli, vanno in una tasca, ci vai praticamente dappertutto. Sì. Ma io invece, che pochi sanno che so, per la mia attività di famiglia, io quei coltelli ce li avevo tutti i giorni e quindi capisco i danni, perché qualche incidente sul lavoro ce l'ho avuto. E quindi ecco quello che dice Marco, è giusto, cioè la gente non sa nemmeno quello che accade dal momento che ti becchi un taglio, oppure, cioè a me mi è entrato un coltello in una chiappa, tanto così dentro. Dolore è una cosa che non se lo manco immaginare. Oppure ecco, questa qui è stata completamente scapsulata, no? Qui mi ha fatto il callo osseo perché sono arrivato fino all'osso. Sì, se la gente avesse la percezione di quello, però poi sono successe cose nella mia vita. Ho assistito a, per esempio, un episodio che mi è rimasto proprio praticamente scolpito nella memoria. C'era stato al mercato rionale lì da me, c'era stato un diverbio tra un nomade di questi qua, da un sintico, un passante. La cosa è degenerata. Sulle scale di questo mercato c'è stava il fioraio, cioè un fioraio come quasi tutti i mercati, c'è, cioè il primo approccio quando tu entri ci stanno quelli che vendono i fiori. Questo qua, sto sinti, ha reagito, c'era praticamente la forbice, quella che serve per tranciare i rami delle rose, no? Insomma, quel forbicione così a tronchese. Questo che ha fatto? Ha sfilato questo dal vaso, quindi si è trovato l'occasione da questa forbice e stava andando verso di quello per dargli un colpo di punta. È intervenuto un signore, gli ha levato sta forbice, ma con disarmo, ho detto, ma gli ha dato 2 schiaffi e l'ha messo seduto a bordo. Io sono andato e ho fatto... ma sei un praticante d'arti marziali? Dico, sei un poliziotto? No, cioè proprio, cioè, il disarmo non esiste, no, il disarmo esiste, da oggi in poi il disarmo esiste, ma con una naturalezza ho fatto questo, l'incoscienza l'ha portato a fare una cosa che secondo me i migliori esperti d'arti marziali non avrebbero potuto fare meglio, ma l'ha messo buono seduto,
zitto, anzi, ha protetto pure questo perché stava succedendo un linciaggio di massa dove tutti si stavano a scagliare contro le società, però gli ha tolto queste forbici dalla mano, gli ha dato due schiaffi, seduto, buono, ha detto, vedi, allora non bisogna mai andare contro chi dice che il disarmo esiste. Sono, cioè, probabilità. Bisogna fare il conto delle probabilità su tutto quello che facciamo col coltello. E la fortuna. Ragazzi, vi faccio l'ultima domanda, poi noi, Roberto, io e te ci dobbiamo vedere a breve per un'altra, per sì, un altro podcast. Stavolta di cinema. Stavolta parleremo di cinema. Di Bruce Lee. E di Bruce Lee. Posso? Ce l'ho qua. Vai, vai, mostra. Allora, lo annunciavo, ci sarà praticamente l'intervento di Lorenzo De Luca, che è uno dei massimi scrittori appunto sul italiani, per quanto riguarda proprio l'argomento Bruce Lee, che ha creato questo bellissimo libro adesso, che appunto è Bruce Lee Untold, e quindi vabbè, insomma, ne sentiremo delle belle, dai, diciamo, curiosità. C'è un paio di Lorenzo lì dietro. Quelli lì degli anni 90, sì, dal 90, dal 90 ha cominciato a scrivere. Quindi la domanda, vai. Futuro, come lo vedete? Il futuro delle arti marziali filippine o di questi stili che studiamo noi in particolare, Cali e Silat, parliamo principalmente di questo. Ma secondo me c'è stata, come tutte le cose, una sorta di evoluzione, possiamo dire così. Adesso c'è tanta informazione, quindi io direi che ci sono le possibilità per fare molto meglio di quello che è stato fatto, secondo me. E grazie a tutto il percorso pionieristico mio, tuo, di tutti noi, perché noi, cioè, all'inizio ci possiamo ritenere dei pionieri, perché di fatto siamo questi, quindi siamo andati laddove c'era da fare esperienza, ci siamo andati. Seconda generazione, io mi ritengo di seconda barra terza generazione. Vabbè, comunque diciamo, poi alla fine ci siamo, almeno quelli conosciuti, ci siamo incrociati tutti. Anzi, tra le altre cose, io, la gara che ci fu, quella lì organizzata appunto da alcuni personaggi, dove c'eravamo anche noi, dove c'era anche Freddy, che poi tra l'altro abbiamo citato Freddy, ma è uno dei nostri, del nostro, diciamo, il nostro gruppo. E c'erano tutte le scuole, che c'era la Chea, c'era la scuola di Freddy, c'era la mia, che facemmo quella gara, diciamo, molto di sparring, molto, e c'era pure Claudio. Quella lì, ma stiamo parlando del 2005? Esatto, quando c'era sia Bob Brin, che era venuto, sì, come c'era Bob Brin, che poi c'era Federico Tisi, che io poi non partecipai più perché ebbi un diverbio all'interno dell'associazione. Vabbè, e quindi insomma, quella gara, quindi noi c'eravamo ma non lo sapevamo. Quindi io mi ricordo di te, perché poi quando non ti avevo riconosciuto, quando poi ho visto delle tue foto con i capelli. Che bene. Mi sono ricordato perché ci siamo incrociati a qualche seminario, probabilmente da Consiglio Bruno Santo. Vabbè, se sei passato per Roma, bene o male, le sopracciglia alla Elio delle storie tese. Bravissimo, di cui Mike Parodi mi prendeva per lui. Anche mi prendeva per culo. Era sopracciglia modello unico. Vabbè, per fortuna che prima, diciamo, sotto quel punto di vista eravamo meno attenti alle depilazioni varie, ai segnetti. Per fortuna, diciamo, se non altro mi sono voluto l'epoca quando sto attento a sto piccolo problema. Detto ciò, secondo me si può fare bene. Ora, come? Ecco, questo è come fare bene. Cercando di dare maggiore professionalità a quello che si fa, se io sparo contro quelli che vanno a fare i corsi così, 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 dico, ma ragazzi, fateli sti corsi istruttori. Io, diciamo, formazione la vedo un po' diversa, e lo sanno, perché sennò adesso avrei avuto scuole in ogni dove, seminari in ogni... Ma non è quello l'intento. Allora, io non devo vivere di questo, fortunatamente. Quindi mi posso un po' permettere, tra virgolette, il fatto di viverlo veramente come una passione. Però chi, diciamo, mi rivolgo a quelli che lo fanno a livello professionale, fatelo bene. Quindi se c'è bisogno di stare un po' più di tempo a seguire una persona in maniera che poi, diciamo, nel segmento del mercato
delle arti marziali filippine, dove non siamo un grande numero, siamo una nicchia veramente, siamo pochi, non posso paragonare corsi di karate, kickbox, siamo una cosa un po', perché noi ci vedono come quelli coi bastoni, no? Che vai a fare quelle cose coi bastoni, in realtà se scoprissero quello che è il panantugan, capirebbero che non è solo quello, però facciamolo bene, secondo me ci sono i presupposti per farlo bene, perché ormai anche sul territorio ci sono persone che possono dire la loro in maniera molto professionale, e sta a noi cercare di non svenderlo come fosse una cosa veramente da quattro soldi, e dargli credibilità, cosa che... faccio una piccola parentesi sul JKD, cosa che purtroppo nel JKD è successo l'esatto contrario. Questo è il mio punto di vista, quindi ci tengo a dirlo. Concordo al 100%, abbiamo parlato. È diventata una sorta di veramente... noi si stanno togliendo quel poco di credibilità che era, insomma, fatta a fatica negli anni da tanta gente, che purtroppo adesso sta diventando veramente... E poi come sta succedendo di meno nel Cali, ognuno che poi si stacca, che fa il suo corso, prende il primo grado istruttore in JKD, poi dopo si fa i suoi istruttori. Sì. Cioè tu sei un ragazzo di 20-25 anni, cominci a creare i tuoi istruttori, che poi lì in zona, nel paesino loro, 3-4 istruttori nel paesino, sei pure cretino, perché tu per guadagnarti quei 1.000 euro del corso istruttore, ti metti nella palestra a fianco un altro ragazzino che insegna la stessa cosa, e che, dato che sono venuti da te che non valevi un cazzo, vanno anche da lui che non vanno un cazzo, perché tanto lì c'è gente che evidentemente non va a controllare, non fa uno screening, non vede da che tipo di esperienza, non pensa neanche, ma questo c'ha 20 e dispari anni, che esperienza può avere, sia dell'arte che fa, sia dell'arte che insegna. Per cui... Ma, però aspetta, Claudio, io gli chiamo gli exogeni. Io e Marco abbiamo fatto, e poi chiudo qui un po' il discorso, abbiamo fatto una scelta scellerata del tipo, mentre gli altri negli anni 90 tentavano, insomma, attraverso gli strumenti di comunicazione dell'epoca, giornali, riviste, cercando di promuovere, giustamente e ingiustamente, poi in base a quelle che sono le loro capacità, di promuoverlo in una certa maniera, anche se pur commerciale, io schifavo questo sistema qua. Quindi io parto da un presupposto che schifavo questa cosa. E mi sono chiuso 20 anni in un giorno, un cazzo di scantinato, a provare. Io ero contento, quando sera andavo giù 3 volte a settimana, tutto il pomeriggio, c'era una libertà di orario che all'epoca mi potevo permettere, e andare a provare quello che più mi piaceva, quello che più, diciamo, volevo sperimentare. E dice, ma guarda questi che stanno a vendere, sembrano i panna marchi delle arti marziali. E Marco pure era uno di questi, cioè siamo stati legati un po' da sto discorso, non dico nascondersi, però quantomeno stare nel nostro, ci accontentavamo di questo. Ma dopo, proprio in virtù di quello che hai detto tu, cioè quando ho visto che su piazza, diciamo così, si cominciava a proporre l'improponibile e vedevo un seguito, pure abbastanza importante, senza poi ricollegarci alle solite organizzazioni più o meno discutibili. Vedevo sta gente che c'aveva un seguito importante, ho detto, oh, però questi con 4 fregnacce, scusa il termine, riescono a fare istruttori, questo, se vedessero quello che ci sta dietro, è da lì che è scattata un po' l'idea, dico, rimettiamoci un attimino in discussione, per quello che non abbiamo mai fatto, cioè abbiamo avuto un grande lavoro tecnico, un grande lavoro di studio, però proposto male, perché poi bisogna essere pure consapevoli dei propri sbagli, no? Proposto male perché non credevamo in un concetto di dire sui istruttori, fare quello, no, perché adesso diciamo lo facciamo, e se lo facciamo attraverso un percorso, no, così. Cioè, io sono rimasto ancora, venendo dagli anni 70, e io sono rimasto ancora che te lo vedi in palestra 3 volte a settimana, per cominciare a capire qualcosa. Il weekend, onestamente, lo uso per andare a mangiare la pizza, io ti dico, perché è così, io ti voglio vedere, e la stessa cosa è stata, diciamo, un po' come nel Silat. Quindi io, quello che proporrei, secondo me, sarebbe molto interessante ricreare dei gruppi studio, piuttosto che corsi per sviluppare più o meno quell'associazione.
Forse l'idea del gruppo studio, dove non c'è questa smania, riconoscimento al pezzo di carta per poter poi creare altri corsi e tutte queste storie via cantando, secondo me potrebbe essere una soluzione se c'è veramente la volontà di far crescere questa cosa a livello nazionale. Il fatto che non ci sia una federazione la dice tutta, insomma, che non c'è. Poi chi si mette a capo di questa cosa, perché lì sarebbe oggetto di diatribe. Il gruppo studio ti esula da tutte queste situazioni, perché alla fine ci può essere uno che non è è un coordinatore, perché poi diamogli il ruolo, nel senso, un coordinatore che magari ha più o meno esperienza, oppure affiancare altre persone per poter sviluppare la società. Ma c'è questa volontà? Lo vogliamo fare? Quante sono queste persone? No, dobbiamo vendere per forza il corso che mi porta i soldi. Lì cade tutto, non c'è la volontà di tirare su queste cose. Poi chi rappresenta? Alla una volta c'era la corsa a rappresentare quello, quell'altro, tutti volevano rappresentare qualcuno, no? Io sono rappresentante di quello, cioè quello mi tutelava. Poi alla fine dice sempre: sì, ok, tu rappresenterai pure il più grande maestro di qualsiasi cosa, però poi dopo sulla materassina ci stai te, non c'è sta il tuo rappresentante, cioè non c'è sta quello che rappresenti. Quindi magari lavora meglio su quello che è il tuo lavoro e poi puoi dire. Ecco perché secondo me alcune persone hanno i numeri per poter fare questo, ci sono, sarebbe magari riuscire a fare qualcosa insieme, mettersi a tavolino e decidere veramente se quanto vogliamo bene alle arti marziali del sud-est asiatico in generale e capire come si vogliono sviluppare, che poi può essere pure ancora oggi valida l'idea di portare il personaggio valido, come è successo, come ha fatto Carlo per un periodo con Molmorni, come sta facendo Andrea Citarelli con appunto, che è riuscito a fare un bel lavoro per quanto riguarda Alvin Binanao. Poi dopo altre realtà non ce ne stanno alla fine, se parliamo anche di Silat. E il Cali, sai, stili di famiglia, un po' come il Kung Fu anni 70. Io ho visto stili di ogni tipo più o meno discutibile, non si capiva un cacchio di niente, tanto era tutto buono, quindi alla fine quello è. Tu invece, Claudio, che mi dici? Te la rigiro la domanda, qual è secondo te la cura? La cura, posso ricordo qualche anno fa aprì un gruppo per cercare di fare qualcosa del genere e la mia idea era quella di mettere a capo, ma come coordinatore un qualche filippino, perché ho detto vabbè dai, e comunque facciamo arti marziali filippini in Italia, ci sono dei filippini, ma poi mi hanno detto che comunque non erano neanche in buoni rapporti tra di loro, e quindi ho detto vabbè, ok, è difficile dire guarda, tu sei la prima associazione ad aver aperto in questo settore, non dico fai tu il direttore, ma fai tu da coordinatore, ok? Cioè è una tavola rotonda in cui ci sta una persona che comunque ha un po' più di esperienza, però è difficile chi decide, chi accetta e non accetta le invidie, è veramente difficile, soprattutto in Italia, poi non so se anche all'estero è così. Però secondo me in Italia siamo molto molto... All'estero non è proprio così. Cioè, qui quello che puoi fare al massimo sono delle buone collaborazioni come quelle che sto portando ormai da anni. Cioè, mi piace molto condividere, mettermi in discussione con tutti i limiti che possono essere l'età, la fisicità, tutto quello che vuoi. Però ai miei ragazzi, cioè, onestamente, che vedono Lorenzo che fa il Silat, o vedono l'altro amico Davide, oppure l'altra scuola che viene ospite, per me quello è motivo di crescita. E poi lasciare libertà alle persone di poter eventualmente andare ad chiedere una specifica in quel settore e andarsi a specializzarsi, ma perché non glielo devi concedere? Perché c'è pure questa forma di egoismo qua, io non ho mai capito, cioè le persone che hanno comunque una predisposizione in alcune cose, anziché spronarle a portare avanti, perché quello è il suo talento che sicuramente esprime meglio in quel settore, no, la gente, devi fare questo, e se non vuoi fare questo te ne devi andare, perché qui è previsto il regolamento XY, e lì diventa molto restrittivo. Se io, esempio, io sono a Napoli, tu sei a Roma,
Non voglio che i miei ragazzi vengano a vedere te perché Napoli-Roma non ci vuole niente da arrivarci. Un'ora Vabbè, e mezza questo comunque tu ti sposti e se vedono che sei meglio di me vengono da te. Invece già su Milano o già in Svizzera o in Spagna o in Francia e non tutti hanno la capacità, le risorse, il tempo per potersi spostare e andare fin lì. E allora tu, l'esperto esterno, anche se magari non è tanto meglio di quello lì che sta in Italia, lo fai venire da fuori. Perché tu hai i mezzi per poterlo fare. Tu hai magari messo insieme una scuola di persone, hai creato vari istruttori che sono obbligati a venire ai tuoi seminari quando li organizzi con l'esperto che ospiti da fuori. Per contratto, a volte per contratto so anche questo. sì, quelle cose Quindi. poi specialmente se sono scritte, perché io per esempio nella nostra Sì. accademia, nella nostra società, non ci abbiamo regolamenti intesi in questo senso qua, no? Ovvio, cioè, non, ma perché? A me sa quanta gente mi è capitata, io ho ancora amici, cioè, maestro, io vado su a Desenzano per lavoro, ma vai, chiama Carlo, vatti a fare 2 ore d'esilio anche lì, ma Carlo lo sa, so che Roberto De Angelis era assiduo di Sassuolo, cioè, ma perché ti devo limitare una cosa che tu, insomma, sei, diciamo, comunque sia appassionato o esprimi questa cosa in maniera viscerale? No, te devo limitare perché è quello. Vabbè, comunque qui poi No, dovremmo aprire purtroppo sì, una no, no, cosa. il discorso è lunghissimo, il discorso è lunghissimo, ma purtroppo sono questi meccanismi che ormai si sono messi in moto da una quindicina Da tempo. d'anni, perché prima sì, c'erano i corsi istruttori, ma ora, grazie ad alcuni soggetti in particolare, la cosa è diventata stile Krav Maga. Veramente in 2 fine settimana ti prendi il certificato e poi vai in una palestra e dici, ah, il Cali fa cagare, grazie. Ovvio, grazie. Marco, volevi fare la chiosa Marco, così andiamo a chiudere? Marco. Come vedi la situazione in futuro? Poi chiudiamo. Allora, io la vedo molto normale, in che senso vi dico, in una via di mezzo, cioè secondo me in Italia abbiamo grandi professionisti, cioè c'è un grande potenziale e anche didatticamente secondo me gli italiani possono in alcuni casi, sottolineo in alcuni casi, dare un grande stacco alle persone che vengono da fuori. E abbiamo un po' il limite della lingua che dobbiamo riconoscerci, però da un punto di vista didattico, benché le voci che girino, l'ho detto tanto anche io questo, gli americani sanno sistematizzare molto bene, gli anglosassoni sanno essere più concisi, eccetera. Forse noi dobbiamo imparare ad essere un po' più concisi nelle cose, cercando sempre di capire chi è il beneficiario del nostro insegnamento, cioè è un ragazzino di 16 anni? È un trentenne che va all'università, una persona di 40 anni sposata, eccetera. Cioè, bisogna imparare a sapere adattare rispetto ai beneficiari la tipologia del proprio programma. Questo nello specifico. Su grande scala, secondo me, non ci mancano, non faccio i nomi perché non sono qui, le persone che possono farci fare bella figura e portare avanti il movimento del Cali in Italia. Nel futuro, cioè secondo me siete anche voi due, lo dico tranquillamente senza viaggeria questo. L'unica cosa è che non dobbiamo farci forse troppi problemi, come mi sono fatto anche io, l'ha raccontato Roberto, negli anni in cui sono rimasto nascosto, tra virgolette, e ora non è che voglio fare tendenza a dire oddio, io ero nascosto, ora sono uscito fuori, sono splendido, no? Però diciamo serve anche meno paura cioè se ci si mette sui social, se si promuove bene una cosa, bisogna aspettarsi anche tante critiche. Questa è la legge dei social. Se io penso di non saper leggere questo, famosa cultura del limite di cui parlo prima, o ci lavoro o rimango dove sono. Però in realtà non la vedo, diciamo, malissimo in Italia, al di là anche di esempi negativi che abbiamo, ma che ci sono dappertutto e ai quali non bisogna dare peso e luce, secondo me. Ok, ragazzi, e allora possiamo concludere questo primo nostro podcast. Volevo dire a chi ci ha ascoltato, a parte ringraziarli per averci seguiti, tutte le informazioni che riguardano Roberto e Marco sono nella descrizione, le potete leggere qui sotto al podcast. Vi ringrazio ancora una volta, vi saluto, ringrazio chi ci ha ascoltato e ci sentiamo presto a parte gli etti che ci dobbiamo fare quell'altra, Certo. per la.
venitevi a mangiare il maialino casertano qui, da queste parti. Da dove non mancheremo, Claudio. Questa cosa vale per te. Una gricia, una matriciana o una carbonara t'aspetta, okay, quando grazie. Vuoi. No, ma soprattutto magari quando ci sarà qualche evento, se ti fa piacere, sarai ospite. Ok, quindi, okay. Insomma, ok, fammi sapere. Grazie, Claudio. Ok, grazie Claudio, un saluto a tutti. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Grazie ancora. Ciao, a presto.